Saga di Ragnar Lodbrokkr. Traduzione dall'islandese antico di Marcello Meli. Letto dagli audiolibri dell'Avido Alchimista. Se vi piace quest'opera e il modo in cui questo avido lettore la legge, beh, mettetemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Sotto il video troverete alcuni link utili per dare il vostro piccolo contributo. Buon ascolto. Saga di Ragnar Brake di Cuoio. Quando Heimir, nella valle di Hlimr, apprese la notizia che erano morti tanto Sigurdr che Brunhild, Oslog, la loro figlia e pupilla di Heimir, aveva 3 anni. Si rese allora conto che avrebbero cercato di sopprimere la fanciulla e così anche la sua stirpe. Ma il dolore per la perdita di Brunhilde, sua pupilla, fu così intenso che non curò più né regno né ricchezze. Vedeva soltanto che non era in grado di nascondere la fanciulla e fece fare una certa con una cassa armonica tanto grande da farvi entrare la fanciulla Aslog e molti gioielli d'oro ed argento. Partì poi subito, allontanandosi il più possibile per giungere infine a nord. La sua cetra era fatta con tanta arte che si poteva piegare in due e quindi ricostruire. Heimir aveva dunque l'abitudine, quando si trovava in viaggio e giungeva nei pressi di una cascata d'acqua, non però vicino a villaggi abitati, di aprire la cetra e di lavare la bambina. Aveva soltanto crescione e glielo dava da mangiare. Questo vegetale possedeva tuttavia la proprietà di far sopravvivere a lungo pur non avendo altro nutrimento. Quando poi la bimba piangeva, Heimir suonava la cetra e riusciva così a zittirla. Heimir conosceva bene le arti ritenute necessarie per una persona di rango. Possedeva in quantità vesti preziose nascoste insieme a lei all'interno della cetra e molto oro. Continuò dunque a muoversi finché non giunse in Norvegia, a una piccola masseria, presso Spangarheider. Vi abitava un vecchio di nome Aki. Costui aveva una moglie chiamata Grima. Non c'erano altre persone oltre loro due. Un giorno il vecchio si era inoltrato nella foresta, mentre la donna era rimasta a casa. Fu lei a dare il benvenuto a Heimir e a domandare chi fosse. Costui dichiarò di essere un mendicante e chiese alla vecchia ospitalità. Lei rispose che i visitatori erano così rari in quel luogo e dichiarò che l'avrebbe accolto di buon grado, se avesse avuto bisogno di fermarsi in quel posto. Dopo un attimo di silenzio, Heimir disse che si sarebbe molto volentieri accontentato prima di un fuoco acceso e poi di un cantuccio per dormire. Quando la vecchia ebbe acceso il fuoco, Heimir adagiò la cetra su un panchetto accanto a lui mentre la vecchia ciarlava. Più volte lo sguardo della donna andava alla cetra. Difatti, la frangia di una veste di pregio fuoriusciva dallo strumento. Mentre Heimir si riscaldava davanti al fuoco, la donna vide poi sbucare un prezioso anello d'oro sotto i suoi stracci. Era, infatti, vestito miseramente. Quando gli parve di essersi scaldato abbastanza, cenò. Quindi pregò la vecchia di condurlo nel luogo in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Disse allora alla vecchia che sarebbe stato meglio fuori e non nell'edificio principale. «Difatti, io e mio marito parliamo a lungo, quando egli rientra.» Heimir la pregò di fare come credesse più opportuno. Infine uscì, guidato dalla donna. Aveva preso la cetra e la teneva con sé. La vecchia uscì dunque e si diresse verso un granaio. Lo fece entrare e disse di restare in quel posto, aggiungendo che riteneva che là avrebbe potuto dormire comodamente. Se ne andò quindi la vecchia alle sue faccende, mentre Heimir si addormentò. Il vecchio tornò a casa quando la sera si avviava alla fine e la vecchia aveva terminato solo una minima parte delle sue faccende. Intanto l'uomo era tornato a casa stanco e anche maldisposto, poiché non era pronto quello di cui la moglie avrebbe dovuto prendersi cura.
Il vecchio osservò che c'era una bella differenza fra loro. A lui toccava lavorare ogni giorno a più non posso, mentre lei non intendeva fare niente che fosse di qualche utilità. «Vecchio mio, non ti infuriare!» diceva la donna. «Poiché può darsi che tu in un attimo ti procuri quanto basta a sistemarci per tutta la vita!» «Che vai cialtrando?» sbottò l'uomo. E la vecchia? «È venuto da noi un uomo e gli ho offerto ricovero. Io suppongo che costui porti con sé moltissime ricchezze. È ormai d'età avanzata, ma deve essere stato un campione assai valoroso. Ora però è allo stremo delle forze, anche se non ho mai visto qualcuno che gli stia alla pari. Ritengo tuttavia che sia vecchio e tardo.» «Non mi pare ragionevole», osservò il vecchio, «ingannare quei pochissimi che vengono in questo luogo.» «Ma lei...» «Sei e resterai un pusillanime. Tutto ai tuoi occhi diventa enorme. Ma ora una delle due: o l'ammazzi oppure me lo prendo per compagno e io e lui ti cacceremo all'istante. E a tuo vantaggio ti posso raccontare quel che ci siamo detti stasera, anche se a te sembrerà di nessun conto. Mi si rivolse con proposte sconvenienti e sono decisa a prendermelo come compagno, a cacciarti qui su due piedi o anche ad ammazzarti, se non intendi fare come voglio io.» Bisogna confessare che in quella casa era la donna a comandare, e continuò a parlare finché l'uomo non soggiacque ai suoi sproni. Prese l'ascia e la affilò a dovere. Quando fu pronto, la donna lo guidò al giaciglio di Heimir, che russava rumorosamente. A quel punto la vecchia si rivolse al marito, raccomandandogli di menare il colpo come meglio sapeva. «Affrettati a colpire e ritirati subito, poiché ti mancherà il coraggio davanti alle sue grida e alle sue urla, se riuscirà ad afferrarti con le mani.» Lei afferrò la cetra e corse via rapidamente. Intanto l'uomo si inoltrò fino al giaciglio di Heimir. Lo colpì quindi e lo ferì gravemente, anche se l'ascia gli cadde di mano. Ma si ritrasse subito, quanto più velocemente gli era possibile. Heimir si svegliò per la ferita e questo fu tutto. Si dice che nel momento del trapasso emettesse un grido così lacerante che i pilastri della casa non ressero, e che la casa intera crollò e si verificò un grave terremoto. Così Heimir chiuse la sua vita. Quando il vecchio raggiunse la moglie, disse che l'aveva colpito a morte. «E ciò nonostante ci vorrà un certo lasso di tempo che non saprei definire. Quest'uomo era straordinariamente forte. Mi auguro che ora si trovi all'inferno.» La vecchia disse che meritava applauso per la sua impresa. «Spero ora entreremo in possesso di una ricchezza ingente e vedremo se avevo ragione.» Attizzarono allora il fuoco, mentre la vecchia prendeva la cetra con l'intenzione di aprirla, ma riuscì soltanto a romperla, poiché non possedeva l'accortezza necessaria per l'operazione. Quando ebbe aperto la cetra, vide una bambina come mai ne aveva viste. C'erano però anche ingenti ricchezze nella cetra. Parlò allora il vecchio. «Accadrà ora quel che accade spesso. Nel male incorreranno coloro che tradiscono quanti in loro s'affidano. Mi pare che ci sia capitato fra capo e collo un bambino incapace di badare a sé.» «La cosa non è andata», rispose la vecchia, «come mi aspettavo, ma non dobbiamo farcene un cruccio.» La donna intanto chiedeva quale ne fosse il casato, ma la fanciullina non rispondeva, come se non avesse ancora imparato a parlare. «Va dunque come sospettavo, e la nostra macchinazione si volge in male.
continuava il vecchio. Un bel impiccio ci siamo guadagnati. Come ci prenderemo cura di questa bambina? È chiaro, disse Grima. La chiameremo come mia madre, Kraka. Ma come? Insisteva l'uomo. Potremmo prenderci cura di una bambina. Ho una buona idea, propose la vecchia. Diremo che è figlia nostra e la cresceremo. Non ci si crederà, mormorava l'uomo. La bimba è molto più bella di noi. Noi siamo piuttosto brutti e non parrà verosimile che abbiamo avuto un bambino siffatto, così diverso da come siamo noi. A quel punto osservò la donna. Non puoi sapere se questo possa sembrare inverosimile. O io non sono capace di sotterfugi. Io la renderò calva e le massaggerò la testa con catrame e altre sostanze appropriate, in modo che da ultimo non le crescano i capelli. Le metterò un cappellaccio e la vestirò senza eleganza. Allora avrà un aspetto più consono al nostro. Tutt'al più si potrà credere che io sia stata in gioventù di bell'aspetto. E poi le faremo fare i lavori più umili. Il vecchio e la vecchia credevano inoltre che non fosse in grado di parlare, poiché non dava mai risposte. Come aveva progettato la vecchia, fu fatto. La giovane crebbe in grandi ristrettezze. Capitolo 2. Lo Jarl Herudr e Thora, cervo della cittadella. Nella terra dei Gauti c'era uno Jarl di nome Herundr, uomo potente e illustre. Aveva moglie, sua figlia si chiamava Thora. Era di tutte le donne la più avvenente e la più cortese in ogni circostanza. Aveva un nome metaforico, di modo che essa era chiamata Cervo della Cittadella, poiché superava in bellezza tutte le altre donne, così come il cervo supera le altre bestie selvatiche. Lo Jarl amava molto sua figlia. Aveva fatto costruire per lei un quartiere nelle vicinanze della sala del re e fatto circondare da un recinto di assi sovrapposte. Era nelle abitudini dello Jarl mandare ogni giorno alla figlia qualcosa perché si divagasse e aveva promesso che avrebbe continuato a fare in questo modo. A questo proposito si racconta che un giorno fece portare alla figlia un serpentello, eccezionalmente grazioso. Questa serpe le parve innocua e la mise nella sua cassapanca di frassino, dopo avergli messo sotto un po' d'oro. Non trascorse però molto tempo che il rettile crebbe a dismisura, di pari passo all'oro sotto di lui. Accadde dunque che non vi fosse più spazio nella cassapanca, la inanelasse al di fuori. Ma col passare del tempo non ebbe spazio sufficiente nemmeno nell'edificio, mentre l'oro cresceva sotto di lui con la stessa velocità del serpe. Si trovava dunque all'esterno dell'edificio, con la testa e la coda, che chiudevano il circolo e male sopportava chi lo avvicinasse. Nessuno perciò si azzardava a recarsi nei pressi dell'edificio, proprio a causa del serpe, tranne l'uomo che gli portava da mangiare. Difatti, reclamava un bue intero per pasto. Non cessando di tormentarsi, lo Jarl, per questi frangenti, formulò il giuramento di dare la figlia in sposa a un uomo, chiunque fosse, che però uccidesse il serpente. In più avrebbe dato in dote alla figlia l'oro che si trovava sotto il rettile. Questa notizia si diffuse nella regione, però nessuno osava affrontare l'enorme serpente. Capitolo 3. Ragnar sconfigge il serpente. In quel tempo regnava nella Danimarca Sigurdr Armilla. Era un re potente e reso famoso da quella battaglia che sostenne contro Haraldr Dente di Battaglia, in Brabellir.
Per sua mano morì Haraldr, come è ormai noto in tutta la metà settentrionale del mondo. Questo Sigurdr ebbe un figlio, che si chiamava Ragnar. Era un uomo imponente, di bell'aspetto e intelligente, magnanimo con i suoi, terribile con i nemici. Appena ebbe l'età giusta, si procurò un seguito e navi corsare. Divenne un capitano di tal rango che a stento se ne sarebbe trovato uno pari. Ragnar venne a sapere quanto lo Jarl Herundur aveva promesso, ma non vi diede importanza e si comportò come se fosse all'oscuro di tutto. Si fece fare vesti fuori dal comune, vale a dire brache di cuoio e ancora di cuoio il mantello. Quando poi furono pronti, le fece bollire nella pece e poi le rinforzò. Un'estate Ragnar mosse la sua ciurma verso la terra dei Gauti e ancorò la sua nave in una insenatura nascosta, non lontana dal luogo governato dallo Jarl. Ragnar, trascorsa in quel luogo la notte, si svegliò il mattino seguente di buon'ora. Si alzò e prese quelle vesti da battaglia di cui abbiamo discorso sopra. Poi, indossatele e impugnata una grossa lancia, sbarcò solo soletto sulla spiaggia, dove si rotolò nella sabbia. Inoltre, prima di avviarsi, estrasse il chiodo che fissava la punta della lancia all'asta e, allontanatosi dalla nave, si diresse verso la porta del fortilizio dello Jarl. Giungendovi appena fatto giorno, mentre tutti gli uomini erano ancora addormentati. Quindi si diresse verso l'edificio e quando entrò nel recinto di assi dove si trovava il serpe, lo colpì con la lancia e poi ritrasse l'arma verso di sé. Lo colpì quindi una seconda volta e questo colpo raggiunse il dorso del serpente, il quale si mosse così repentinamente che la punta della lancia venne divelta dall'asta. Allora il serpente emise nel momento della morte un grido così lancinante che l'edificio tremò dalle fondamenta. Intanto Ragnar si era ritratto con prontezza, ma un fiotto di sangue lo raggiunse fra le spalle. Ragnar, tuttavia, non subì alcun danno, poiché lo protessero quelle vesti che egli aveva fatto preparare. Allora coloro che si trovavano in quelle stanze si destarono a quel grido e uscirono all'aperto. Thora vide venire un uomo imponente dall'edificio. Gli chiese il nome e chi cercasse. Costui si fermò e recitò la strofa. La vita ho arrischiato per la gloria. Donna avvenente, combattei il pesce del suolo all'età di 15 anni. Avrò, a meno che la mala sorte mi tocchi, una morte rapida. Il salmone della brughiera al cuore, avvolto in anelli, non sa avvilupparsi. Quindi proseguì e non parlò oltre con lei. Intanto la punta della lancia era rimasta nella ferita, mentre Ragnar impugnava ancora l'asta. Quando la donna ebbe ascoltato questa strofa, comprese che cosa aveva detto riguardo alla sua impresa e quanti anni aveva. Si mise allora a pensare chi potesse egli essere e non le pareva di essere in grado di stabilire se fosse una creatura di natura umana o meno, poiché la sua statura le pareva molto più alta di quanto avrebbe dovuto essere, stante l'età da lui dichiarata, e piuttosto adatta agli esseri sovrannaturali di cui si favoleggia. Poi lei scomparve nelle sue stanze e si addormentò. Quando al mattino gli uomini uscirono, videro che il serpe era morto e aveva conficcata nella ferita un'enorme punta di lancia. Lo Jarl le fece rimuovere. Questa era così grande di svellere l'arma. Allora lo Jarl si sovvenne di quanto aveva promesso a chi avesse ucciso il serpente, ma non sapeva se costui fosse di natura umana o meno. Prese allora consiglio insieme agli alleati e alla figlia su come si potesse fare per scoprirlo. Ma era più probabile che l'autore di quella impresa si rivelasse da sé, per il fatto che avrebbe reclamato la ricompensa. L'idea della figlia era questa: bandire un'adunanza quanto più possibile numerosa, ordinando che accorrano tutti gli uomini, pena l'incorrere nell'ira dello Jarl, i quali abbiano diritto di partecipare all'assemblea.
Ora, se c'è qualcuno che rivendichi di averlo ferito a morte il serpente, porterà con sé l'asta della lancia alla quale la punta dovrà adattarsi. Lo Jarl convenne con questa risoluzione e fece bandire l'adunanza. Quando venne il giorno stabilito, si tenne l'adunanza. Vi si recò lo Jarl, insieme a numerosi altri maggiorenti. Notevole fu l'affluenza di persone. Capitolo 4. Ragnar si reca all'assemblea. Ragnar rapprese, quando fu di ritorno alle sue navi, che di lì a poco si sarebbe tenuta un'assemblea. Si allontanò quindi tempestivamente dalle imbarcazioni alla volta dell'assemblea con tutto il suo seguito. Quando arrivarono, si fermarono un po' discosto dagli altri uomini. Ragnar aveva notato infatti che era convenuta una folla più numerosa del solito. Lo Jarl era in piedi e reclamava silenzio per poi parlare. Pregò gli uomini che accettassero i suoi ringraziamenti, poiché avevano risposto bene alla sua richiesta, e riferì il fatto che era accaduto. Cominciando dalla promessa che aveva fatto per chi fosse riuscito a uccidere il serpe, e aggiunse: «Ora il serpe è morto, e colui che ha compiuto questa impresa eroica ha lasciato la punta della lancia conficcata nella ferita. Perciò, se è presente qualcuno fra i convenuti all'assemblea che abbia un'asta, la quale si adatti a questa punta di lancia, la tiri fuori e dimostri in questo modo le sue parole. Io manterrò quanto ho promesso, sia costui di rango elevato o umile». Chiudeva in tal modo il discorso, mentre faceva esibire la punta di lancia davanti a ciascuno dei presenti all'assemblea, ingiungendo che si rivelasse chi avesse compiuto l'impresa e possedesse l'asta della lancia adatta a quella punta. Così fu fatto, senza trovare nessuno che possedesse l'asta, ma quando, infine, si giunse davanti a Ragnar e gli fu mostrata la punta di lancia, costui dichiarò che la punta gli apparteneva. E poiché punta e asta si combinavano, apparve allora in dubbio ai presenti che era stato proprio lui a uccidere il serpe. A causa di questa impresa, divenne di gran lunga l'uomo più illustre in tutte le contrade settentrionali. Chiese la mano di Thora, figlia dello Jarl, e questi acconsentì ben volentieri. Il fidanzamento avvenne immediatamente e venne in seguito celebrato un banchetto sontuoso con le migliori vivande che si potessero trovare nel regno. Appunto nel corso di questo banchetto, Ragnar prese Thora in moglie. Terminata che fu la cerimonia, Ragnar fece ritorno nel suo regno, dove governò, amando molto Thora. Ebbero due figli. Il maggiore venne chiamato Eirekr, il cadetto Agnar. Di notevole statura e tratti aggraziati, erano anche più forti della maggior parte dei loro contemporanei. Inoltre, avevano ricevuto un'educazione sotto ogni aspetto a concia al loro rango. Ma dopo qualche tempo, Thora si accorse di essere ammalata, e fu quella malattia che la condusse alla morte. Ragnar fu a tal segno prostrato che non volle più amministrare il suo regno, scegliendo per quello scopo alcuni uomini da associare ai figli, e tornò all'occupazione che aveva avuto in precedenza, organizzando spedizioni piratesche che gli procuravano la vittoria ovunque si spingesse. Capitolo 5. Ragnar. Un'estate aveva veleggiato con la sua flotta verso la Norvegia, poiché vi possedeva parecchi congiunti e alleati e desiderava visitarli. Approdando a sera con la sua imbarcazione in un porticciolo, a breve distanza dal quale si trovava una masseria chiamata Inspangerheider, trascorsero quindi la notte alla fonda. Al mattino, i cuochi furono costretti a scendere a terra per cuocere il pane. Furono loro a scorgere la masseria e ritennero più opportuno eseguire il loro compito all'interno della casa. Giunti che vi furono, si imbatterono in una vecchia, alla quale chiesero se fosse la padrona di casa e come si chiamasse. Rispose costei d'essere la padrona di casa e aggiunse: «Non ho certo un nome ben augurante, poiché mi chiamo Grima. Ma voi chi siete?» Risposero d'appartenere al seguito di Ragnar,
quello dalle brache di cuoio, e dissero quale lavoro dovessero svolgere. «Vogliamo perciò che ci aiuti». La vecchia ribatté che le sue mani erano troppo deformate dall'artrosi, ma c'era stato un tempo in cui «potevo svolgere in tutto e per tutto i miei doveri. Comunque ho una figlia che vi potrà aiutare. Appena però sarà di ritorno. Si chiama Kraka, ma ha un caratteraccio e io appena m'azzardo a darle suggerimenti». Intanto Kraka era uscita al mattino per pascolare le pecore e aveva potuto vedere come molte navi di grande stazza fossero approdate. Aveva cominciato a lavarsi, nonostante il divieto della vecchia, la quale non desiderava affatto che se ne constatasse la bellezza, poiché Kraka era davvero la più avvenente di tutte le donne. Con quei suoi capelli tanto lunghi da sfiorare il suolo e tanto fini da eguagliare la seta della migliore qualità. Al suo rientro, i cuochi avevano già acceso il fuoco e Kraka vide che erano arrivati quegli uomini che aveva notato in precedenza. Kraka si fermò a guardarli e così fecero gli uomini con lei. Si rivolsero allora a Grima. «È questa tua figlia? Una ragazza tanto bella!» «È così, indubbiamente», ribatté Grima. «È lei, mia figlia!» «Eppure non c'è nemmeno la più lontana somiglianza», osservarono i cuochi. «Tu sei veramente orribile! Invece non abbiamo mai visto una ragazza di tal fatta! Non si notano certo in lei i tuoi tratti! Poiché tu sei davvero ributtante!» rispose Grima. «Può anche darsi che ora non mi assomigli più, ma lei ha l'aspetto che io possedevo un tempo». Gli uomini ordinarono infine a Kraka di aiutarli. Kraka chiese allora: «Cosa devo fare?» Risposero che volevano da lei che impastasse il pane. Più tardi loro lo avrebbero cotto. Kraka si impegnò dunque in quell'occupazione, compiendola a dovere. Intanto i cuochi non cessavano di guardarla, trascurando così il loro lavoro e lasciando che il pane cuocesse troppo. Ora, una volta terminata la loro opera, tornarono sulle navi. E quando fu il momento di prendere le vivande, tutti confessarono di non aver mai lavorato così male e che meritavano una punizione. Tuttavia Ragnar volle sapere il motivo per cui avevano preparato vivande tanto scadenti. Raccontarono allora d'aver visto una ragazza così avvenente da trascurare il loro lavoro, aggiungendo di dubitare che al mondo ce ne fosse una più bella. Poiché erano stati così turbati dalla sua bellezza, Ragnar osservò che certamente non era bella quanto lo era stata Thora. Ma gli altri dissero che Kraka non aveva nulla da perdere nel confronto. Allora parlò Ragnar. «A questo punto invierò qualcuno perché valuti con precisione. Se le cose stanno come dite, la vostra trascuratezza verrà perdonata. Se però costei è sotto qualsiasi riguardo diversa da come l'avete descritta, avrete una punizione esemplare». Inviò dunque alcuni dei suoi perché si incontrassero con quella bella ragazza. Il vento, quel giorno, spirava con tanta forza in senso contrario che era impossibile salpare. Ragnar parlò allora così ai suoi inviati: «Se trovate in lei tanta avvenenza quanta le è stata attribuita, pregatela di venire al mio cospetto. Voglio farne la conoscenza e voglio che anche lei veda me. È però mio desiderio che non sia né vestita né svestita, che non sia né sazia né digiuna, che non sia sola, ma nemmeno in compagnia di un uomo». I messaggeri si misero in moto finché giungessero alla masseria. Esaminarono con cura Kraka e la donna si rivelò tanto bella che nessuna parve loro degna di starle al pari. Riferirono a quel punto il messaggio del loro signore, di Ragnar, aggiungendo in quale condizione dovesse presentarsi. Kraka rifletté sulle parole del re e sul modo in cui doveva prepararsi. Sebbene Grima avesse già liquidato come irrealizzabili le richieste, era evidente che il re non aveva tutti i suoi giorni. Kraka però osservò:
Se ha parlato in tal modo, ci sarà pure una possibilità. Basta che cerchiamo di intuire il suo modo di pensare. Intanto non andrò certo oggi con loro, ma mi recherò alle loro navi domani, di buona mattina. I messaggeri se ne andarono senza indugiare oltre e riferirono a Ragnar d'aver fatto in modo che Kraka si sarebbe recata a trovarli. Kraka, intanto, trascorse a casa la notte. Al mattino, però, Kraka disse al vecchio che sarebbe andata a trovare Ragnar. «Devo tuttavia prima vestirmi diversamente. Tu possiedi una rete da trote nel quale intendo avvolgermi. Sopra questa farò ricadere i miei capelli, in modo da non essere nuda. Poi assaggerò un porro. È una vivanda di poco sostentamento, ma rivelerà che, tuttavia, io ho mangiato. Infine lasciami portare con me il tuo cane. Non sarò sola, ma nemmeno in compagnia di un uomo». Quando la vecchia intese i suoi proponimenti, si convinse che la ragazza era davvero astuta. Una volta pronta, Kraka intraprese il cammino che doveva condurla alle navi. Era bella a vedersi, coi capelli sfolgoranti che parevano d'oro. Ragnar si rivolse a lei e chiese chi fosse e chi cercasse. Rispose Kraka con la strofa seguente: «Infrangere non osai il comando con cui mi giungevate di venire. Ragnar, al vostro cospetto, né del sovrano violare il decreto. Nessuno si trova al mio fianco. Non è la mia pelle scoperta. Ottima è la mia compagnia. Ma anche vengo, sola soletta». Ragnar le mandò incontro alcuni uomini e la fece condurre sulla sua nave. Ma Kraka disse di non avere l'intenzione di muoversi, a meno che non venisse accordata protezione a lei e al suo accompagnatore. Soltanto dopo venne condotta sul vascello reale e quando Kraka giunse nella parte centrale della nave, Ragnar tese le braccia verso di lei, ma il cane gli morse una mano. I suoi uomini allora balzarono in piedi e uccisero il cane. Gli gettarono un cappio fatto con la corda di un arco attorno al collo e con quello lo strangolarono. La protezione promessa non avrebbe potuto essere garantita meglio. Ragnar, intanto, l'aveva condotta in coperta, con l'intenzione di intrattenersi con lei. Si mostrò gentile nei suoi confronti, manifestando la sua passione. Quindi recitò la strofa: «Forse maggiormente stimato, il guardiano della terra del serpe, dalla dolce fanciulla, certo ne sarebbe abbracciato». Al che Kraka rispose: «Principe, senza macchia, a casa fammi tornare. Se vuoi mantenere la fede, un re abbiamo visitato». Capitolo 6. Kraka. Ragnar confessò allora che Kraka gli piaceva molto ed era sicuro che lei avrebbe acconsentito a partire con lui. Ma la donna rispondeva che non era proprio possibile. Ragnar insisteva che era suo desiderio che lei rimanesse quella notte sulla nave. Kraka rispose che la cosa non era nemmeno in discussione, almeno non prima che Ragnar non avesse fatto ritorno dalla spedizione per la quale si trovava in viaggio. «Oh, non cambierete nel frattempo opinione?» Chiamò a quel punto Ragnar il suo tesoriere e ordinò che andasse a prendere la veste che era stata di Thora, cucita interamente con fili d'oro, e di portargliela. Così allora Ragnar pregò Kraka come segue: «Avere vorresti la tunica, un tempo di Thora Cervo, d'argento tutta intessuta? La veste ti si addice, mani bianchissime a tesserla s'affaccendarono. Al mite principe dei guerrieri, finché morì, fu cara». Kraka ribatté: «Non ardirei accettare quel che ebbe Thora Cervo. La tunica d'argento ricamata a me non s'addice la veste, poiché il mio nome è Kraka, e in abiti neri come il carbone, pietre ho calcato e rocce, il gregge guidando sull'orlo del mare. Non intendo affatto prendere la tunica», proseguì Kraka, «e nemmeno vestirmi con sfarzo, almeno finché resterò con la vecchia. Forse vi piacerei di più se vestissi meglio.
ma ora fatemi andare a casa. Ma puoi mandarmi a cercare dai tuoi uomini, se persisti nelle tue intenzioni e desideri davvero che io parta insieme a te. Ragnar confermò che le sue intenzioni non sarebbero cambiate. Kraka se ne andò a casa, mentre loro proseguirono il viaggio programmato dal momento che il vento era favorevole. Dopo che Ragnar ebbe portato ad effetto i suoi progetti, intraprese la via del ritorno e approdò nella stessa insenatura che aveva utilizzato nel viaggio di andata, quando Kraka era venuta da lui. La sera stessa inviò alcuni dei suoi uomini da lei perché chiedessero di partire con lui una volta per tutte. Kraka disse che non sarebbe venuta ma l'indomani mattina. Poi, alzatasi di buon'ora, si diresse verso il giaciglio dei due vecchi e chiese se vegliassero. Risposero affermativamente e domandarono cosa volesse. Espresse allora l'intenzione di partire di lì a poco. Non sarebbe rimasta un minuto più a lungo con loro. «Ma lo so che avete ucciso Heimir, il mio tutore, e avrei diritto di ripagarvi come nessuno sarebbe augurabile. Soltanto per questo non vi farò del male, perché ho vissuto per lungo tempo con voi. Ma spero che trascorriate giorni uno più infame dell'altro e che l'ultimo sia il peggiore di tutti. E ora, addio!» Si mise in cammino verso la nave, dove venne ben accolta. Intanto si era alzato un vento propizio. La sera stessa, mentre gli uomini preparavano i loro giacigli, Ragnar espresse il desiderio che lui e Kraka si coricassero insieme. Rispose Kraka che non era possibile. «Bevi con me prima», spiegò. «Il calice delle nozze, una volta giunto nel tuo regno. Questo mi pare degno per te e per i nostri eredi, se mai ne avessimo». Ragnar soddisfece la richiesta. Viaggiarono senza inconvenienti e quando Ragnar approdò nella sua terra, si prepararono per lui grandi festeggiamenti dove si brindò al suo ritorno e insieme al loro matrimonio. La prima sera che si coricarono in uno stesso letto, Ragnar si apprestò a consumare le nozze, ma Kraka gli voltò le spalle, giustificandosi col dire che la cosa non sarebbe riuscita a dovere senza la buona disposizione. Ragnar ribatté che non dovevano prestar fede a questo, sostenendo che il vecchio e la vecchia non avevano il dono della preveggenza. Chiese allora quanto avrebbe dovuto aspettare. Kraka parlò. «Queste tre notti noi dovremo, anche se insieme, passare separati nella sala, per poi sacrificare al santo Dio. Così un danno non dovrà subire irreparabile il mio bambino. Ma se tanto impaziente tu sarai nel generarlo, nascerà senza ossa». Tuttavia, sebbene Kraka avesse parlato in questo modo, Ragnar non vi prestò ascolto e mandò a effetto il suo proposito. Capitolo 7. Kraka ebbe un figlio di nome Ivar. Il tempo trascorreva e la loro unione si rivelava felice, amandosi i due molto. Kraka si accorse di essere incinta. La maternità non fu difficile e partorì un maschio. Il neonato venne spruzzato con l'acqua, gli fu imposto il nome e venne chiamato Ivar. Il bambino era privo di ossa, poiché in luogo di quelle aveva cartilagini. Tuttavia, già da giovane era talmente imponente che nessuno poteva stargli al pari. Era il più bello d'aspetto ed era anche tanto saggio che non si sarebbe trovato chi avesse più ingegno di lui. Ebbero ancora molti figli. Il secondo genito si chiamò Bjorn, il terzo Vitserk, il quarto Rognvaldr. Furono tutti uomini forti e valorosi. Al momento opportuno ricevettero un'educazione adatta al loro rango. Ovunque andassero facevano condurre con sé Ivar sopra una lettiga, poiché non era in grado di camminare. Aveva però il compito di consigliarli su ogni impresa che intraprendessero. I figli di primo letto di Ragnar, Eirekr e Agnar, erano uomini forti e a stento se ne sarebbero potuti trovare di simili.
Ogni estate si mettevano su navi corsare, traendo fama dalle loro incursioni. Accadde ora che un giorno Ivar chiedesse ai suoi fratelli Vitserk e Bjorn quanto tempo ancora avrebbero dovuto trascorrere seduti in casa senza procacciarsi fama alcuna. Risposero che avrebbero seguito il suo consiglio questa volta, così come le altre. «Vorrei», continuò Ivar, «che chiedessimo una nave e un equipaggio ben collaudati. Vorrei che ci procurassimo fame e ricchezze, se la nostra richiesta verrà accolta». Quando ebbero presa questa decisione, comunicarono a Ragnar il desiderio di avere una nave e un equipaggio che fosse già esperto di spedizioni piratesche e ben fornito di ogni cosa. Ragnar esaudì le richieste. Appena l'equipaggio fu pronto, salparono e dovunque sostennero scontri, ebbero la meglio, guadagnandosi seguito e ricchezze notevoli. Ivar, tuttavia, sosteneva che desiderava cimentarsi con nemici più forti al fine di mettere alla prova il loro valore. Gli chiesero se sapesse dove trovare una simile opportunità. Ivar fece il nome di una città chiamata Vitaber, dove venivano celebrati sacrifici. Molti hanno cercato di espugnarla, ma senza successo. Difatti anche Ragnar vi era giunto, ma era stato respinto e non aveva concluso nulla. «È presente», chiesero gli altri, «una guarnigione tanto numerosa e risoluta, o le difficoltà sono di altro genere?» Ivar disse che c'erano sia molti uomini, sia un potente luogo di stregonerie, che questo aveva prevalso su tutti e nessuno aveva resistito. I fratelli dissero che lasciavano a lui la decisione se dirigersi in quel luogo o meno. Ivar confessò che voleva cimentarsi nell'impresa e vedere se poteva più il loro coraggio oppure le cerimonie degli indigeni. Capitolo 8. La morte di Rongvaldr. Fecero vela verso Vitaber e quando giunsero in quelle terre si prepararono a sbarcare. Parve loro però indispensabile lasciare un presidio sulle navi e poiché Rongvaldr, il loro fratello, era così giovane da non sembrare ancora opportuno schierarlo in un'impresa che si annunciava assai difficile, lo lasciarono a presidiare le navi con un manipolo di uomini. Prima però che sbarcassero, Ivar li informò che gli abitanti della città possedevano due bovini, per esattezza due vitelle. Gli uomini ne erano terrorizzati, poiché non potevano sopportare il loro muggito e il conseguente effetto magico. Quindi Ivar parlò. «Comportatevi nel miglior modo possibile, anche se cominciaste a essere presi dal timore. Difatti non c'è nulla da preoccuparsi di questo». Avanzarono allora in ordine di battaglia. Quando furono nei pressi della città, vennero avvistati degli abitanti che sciolsero i bovini ai quali si affidavano. Appena le vitelle furono sciolte, si gettarono all'assalto, lanciando i loro muggiti micidiali. Quando Ivar, dallo scudo sul quale veniva trasportato, vide quanto accadeva, comandò che gli si portasse l'arco. Così fu fatto. Lo usò allora contro le vitelle malefiche e le uccise entrambe. Si concluse allora questa impresa guerresca, che era parsa terribile alla gran parte degli uomini. Rongvaldr, nel frattempo, prese la parola davanti alle navi per dire ai suoi che tutti sarebbero stati lieti di impegnarsi nello stesso modo dei suoi fratelli. «Ma non succederà che io rimanga indietro, mentre loro, soltanto loro, avranno la gloria. Quindi tutti insieme andremo all'attacco». Così dunque fecero. Quando raggiunsero la schiera, Rongvaldr non indugiò a gettarsi nella mischia, ma la sua impresa si concluse con la morte. Appena i fratelli furono penetrati nella città, lo scontro tornò ad accendersi ed ebbe come esito la fuga dei difensori e il loro inseguimento. Quando rientrarono in città, Bjorn recitò la strofa: «Alte levammo grida di guerra, più delle loro le nostre spade feriscono. Su questo dirò il vero. In Gnipafjordr poté ciascuno che volesse, davanti a Vitaber, uccidere avversari,
né i giovani la loro spada risparmiarono. Quando tornarono all'interno della città, razziarono ogni ricchezza, ne incendiarono ogni edificio e atterrarono le mura. Poi volsero altrove le vele. 9. Re Eystein di Svezia. Viveva regnando sulla Svezia un re di nome Eystein. Era sposato e aveva una figlia, di nome Ingibjörg. Era costei la più bella di tutte le donne, d'aspetto davvero avvenente. Re Eystein era potente e aveva un seguito numeroso. Era malvagio e anche astuto. La sua reggia si trovava in Uppsala. Pagano convinto, sotto il suo regno si celebravano in Uppsala sacrifici così solenni che mai se n'erano visti di maggiori nelle regioni settentrionali. Veniva venerata con particolare devozione una vacca denominata Sibilia. Veniva a tal punto rafforzata dai sacrifici che nessuno era in grado di resistere ai suoi muggiti. Di conseguenza il re era solito, quando c'era da attendersi un'incursione nemica, far marciare davanti alle sue truppe quella vacca, la quale possedeva tanto potere demoniaco che i nemici, intendendo i suoi muggiti, si atterrivano a tal segno da colpirsi l'uno con l'altro, né erano in grado di mantenere il loro sangue freddo. Questo era il motivo per cui la Svezia non era oggetto di scorrerie nemiche. Nessuno osava cimentarsi contro un simile strapotere. Re Eystein era in relazioni amichevoli con numerosi uomini e capitani, e si dice che a quel tempo ci fosse una stretta alleanza fra Ragnar e Re Eystein, e che vigesse fra i due la consuetudine di offrirsi ogni estate a turno un banchetto. Accadde una volta che toccò a Ragnar recarsi al banchetto offerto da Re Eystein. Quando giunse a Uppsala, sia lui che il suo seguito vennero bene accolti. Ora, quando la prima sera del suo arrivo si trovarono a bere insieme, il re comandò alla figlia che servisse da bere, a lui e a Ragnar. Gli uomini di Ragnar, intanto, mormoravano fra loro che non ci sarebbe stato niente di più appropriato del chiedere in sposa la figlia di Re Eystein e di ripudiare la figlia della vecchia contadina. Accadde quindi che uno degli uomini informò Ragnar di quell'opinione, e l'esito fu che la fanciulla venisse chiesta al re. Il fidanzamento, tuttavia, avrebbe dovuto protrarsi a lungo nel tempo. Il banchetto terminò e Ragnar fece ritorno in patria dopo un viaggio senza inconvenienti, del quale nulla si racconta prima che giungesse in vista della città, mentre con il suo seguito si trovava a attraversare una foresta. Erano difatti giunti in una radura del folto. Qui Ragnar fece spostare i suoi. Pretese silenzio e ordinò a tutti coloro che avevano preso parte a quel viaggio in Svezia di non far menzione del progetto relativo al matrimonio con la figlia di Re Eystein. Stabilì anche una punizione esemplare se avesse colto qualcuno a riferire la cosa. Non avrebbe certamente rischiato meno della vita. Dopo aver palesato le sue intenzioni, si diresse verso le case. Esultarono gli uomini al suo arrivo, levando il brindisi del ritorno. Si era appena seduto sul trono che Kraka fece ingresso nella sala e gli sedette sulle ginocchia, gettandogli le braccia al collo. «Com'è andata?» chiese. Ragnar rispose che non aveva nulla di particolare da dire. A sera gli uomini si misero a bere e poi si coricarono. Quando Ragnar e Kraka si coricarono insieme, la donna tornò a chiedergli se c'erano novità, ed egli dichiarò che non avrebbe saputo dichiararne alcuna. Kraka avrebbe prolungato volentieri il colloquio, ma Ragnar protestò che aveva bisogno di dormire, poiché il viaggio lo aveva spossato. «Te la dirò io allora, la novità», riprese dunque Kraka, «che tu non mi vuoi confidare». Ragnar chiese allora cosa volesse dire. «Ecco la novità», concluse Kraka. «Una fanciulla viene promessa a un re e tuttavia si dice che quel re abbia già una donna». «Chi te l'ha detto?» domandò Ragnar. «I tuoi non perderanno corpo e vita. Non è stato nessuno di loro a dirmelo», spiegò la donna.
Avrete notato 3 uccelli nella foresta appollaiati su un albero a voi vicino. Sono stati loro a riferirmi la notizia. Ti scongiuro, non prendere la decisione che vai meditando. Ti confesserò che anch'io sono figlia di un re, non di un misero contadino. Mio padre fu un uomo di tal fama che non ne potresti trovare uno uguale. E di tutte le donne fu mia madre la più bella e la più sapiente. Rimarrà il suo nome finché durerà il mondo. Volle allora sapere Ragnar chi fosse il padre, se lei non era la figlia di quel miserabile contadino che abitava in Sprangenheider. Rispose Kraka che era la figlia di Sigurdr, l'uccisore di Fafnir, e di Brunhilde, figlia di Budli. Non mi pare verosimile che la loro figlia abbia per nome Kraka e che la bambina sia cresciuta nella miseria di Spangerheider. A queste parole di Ragnar lei rispose: si racconta al proposito una storia. E proseguì, cominciando dall'incontro di Sigurdr e Brunhilde sulla montagna, in cui lei venne concepita. Quando Brunhilde partorì, mi venne imposto il nome e venni chiamata Oslog. Infine concluse raccontando quanto era da allora successo finché lei e Eimir non fecero l'incontro col contadino. Allora Ragnar rispose: è davvero singolare quanto racconti su Aslog. Ma lei? Ebbene, sai che io aspetto un figlio. Sarà un maschio. Quando lo partorirò, troverai nel bambino questo segno particolare. Sembrerà che un serpente si trovi nei suoi occhi. Se così dovesse essere, ti prego di non partire per la Svezia per sposare la figlia di Re Einstein. Se tuttavia così non dovesse essere, parti secondo la tua volontà. In ogni caso, voglio che il bambino sia chiamato col nome di mio padre, se nei suoi occhi sarà presente quel segno che credo apparirà. Sopravvennero finalmente le doglie e Kraka partorì dando alla luce un maschio. Quindi le levatrici presero il neonato e lo mostrarono alla madre, la quale disse di portarlo a Ragnar perché lo vedesse. Si fece allora in modo che il neonato venisse portato nella sala e deposto nel risvolto del mantello di Ragnar. Appena vide il bambino, gli venne chiesto come dovesse chiamarsi. E Ragnar recitò una strofa. Si chiami Sigurdr il bambino. Battaglie sosterrà. Molto somiglierà alla madre, e figlio di suo padre verrà detto. Chi sovrasta la stirpe di Odino verrà anche chiamato il serpe ha negli occhi. Gli altri farà morire. Quindi prese un anello d'oro dalla sua mano e lo donò al bambino come regalo per l'imposizione del nome. Appena Ragnar stese la mano con l'oggetto d'oro, urtò la schiena del neonato, dal che Ragnar arguì che avrebbe disprezzato l'oro. Allora recitò la strofa. Pare ai guerrieri che abbia la pupilla penetrante di Brunhilde, l'amato figlio della figlia, e il cuore ancor più intrepido. Tutti i mortali supera in forza. Chi spartisce la fiamma della ferita, il congiunto di Budli che, precocemente adulto, l'anello odia rosso. Per poi proseguire. Così nessun giovane appare, se non il solo Sigurdr, nelle pupille di Afane, era il cappio dell'arida collina. Chi sopprime il giorno delle fiere, facile sarà da riconoscere. Ha nell'iride penetrante l'anello della foresta disegnato. Comandò infine Ragnar di riportare il bambino nelle stanze femminili. Venne quindi il momento per Ragnar di partire per la Svezia. L'ascendenza di Oslog divenne però nota e tutti seppero che lei era figlia di Sigurdr, l'uccisore del serpe, e di Brunhilde, la figlia di Budli. Capitolo 10. Re Eystein e i figli di Ragnar. Era giunto finalmente il momento prefissato, in cui Ragnar doveva recarsi a banchetto in Uppsala. Ma poiché non vi si recò, parve a Re Eystein un affronto, sia per lui che per la sua figlia. E allora i vincoli di alleanza fra i due re
vennero meno. Quando Eirekr e Angnar, i figli di Ragnar, vennero a sapere la cosa, decisero concordemente di raccogliere una schiera numerosa quanto più possibile e di mettere a sacco la Svezia. Raccolsero dunque le schiere ed equipaggiarono le navi. Ora, a quei tempi si prestava attenzione al modo in cui le navi salpavano per trame e un auspicio. Ma accadde che la nave di Agnar scivolasse all'improvviso sui rulli, investisse un uomo e ne provocasse la morte. Questo tipo di morte venne appunto chiamato morte per rullo. Nonostante che questo non fosse un auspicio favorevole, non vollero tuttavia interrompere la loro spedizione. Una volta che la loro schiera fu pronta, fecero vela con i loro uomini verso la Svezia e appena approdarono nel regno di Re Einstein cominciarono le ostilità. Furono però individuati dagli indigeni e questi si recarono subito a Uppsala per annunciare a Re Einstein che era sbarcata una schiera d'armati. Il re fece inviare messaggi lasciando frecce in tutto il suo regno e radunò un esercito straordinariamente numeroso. Re Einstein fece dirigere le truppe in una foresta al riparo della quale si accampò. Conduceva con sé Vacca Sibilia. Era stato necessario celebrare numerosi sacrifici prima che essa fosse disposta a muoversi. Mentre si trovavano al riparo della foresta, Einstein parlò. «Sono venuto a sapere», diceva, «che i figli di Ragnar si trovano nella pianura davanti alla foresta. E mi è stato assicurato che hanno forze pari a un terzo delle nostre. Si tratta ora di schierare le nostre truppe per il combattimento. Un terzo dei nostri li impegneranno e dovranno mostrare impeto tale che paia ai figli di Ragnar che noi riponiamo in quegli uomini tutte le nostre speranze. Subito dopo, però, irromperemo contro di loro con tutte le nostre forze, facendo procedere la nostra schiera dalla Vacca. Ho buoni motivi per ritenere che non saranno in grado di resistere al suo muggito». Fu fatto come era stato detto. Appena i fratelli videro le truppe di Re Einstein, parve loro che non fossero di molto superiori in numero e non sospettarono che vi fossero uomini di riserva. Ma all'improvviso, tutto l'esercito sbucò dalla foresta dietro alla Vacca, che correndo lanciava muggiti e gettava i nemici nel terrore. Aveva il muggito un tale potere da mettere i guerrieri che l'ascoltassero gli uni contro gli altri. Soltanto i due fratelli rimasero al loro posto, ma quella bestia diabolica uccise quel giorno molti uomini, anche con le sue corna. E sebbene i figli di Ragnar fossero forti e valorosi, non seppero resistere alla disparità del numero e alla stregoneria. Tuttavia, opposero resistenza con fermezza, comportandosi con valore e coraggio, degni di gran rinomanza. Nel corso della giornata, Eirekr e Agnar, trovandosi a capo della schiera, si lanciarono più volte contro le truppe di Re Einstein. In questi frangenti cadde Agnar, e quando Eirekr lo vide morire, prese a combattere con foga impareggiabile, senza riguardo al fatto che poteva morire all'istante. Venne però sopraffatto e catturato. Allora Einstein ordinò che la battaglia cessasse, offrendo un armistizio onorevole a Eirekr. «E intendo garantirlo», disse, «dandoti in sposa mia figlia». Eirekr allora recitò la strofa. «Non voglio un compenso per il fratello, né con anelli comprare una fanciulla. Einstein dico sia stato l'uccisore di Agnar. Piangermi non può mia madre. Per l'ultimo perirò sul campo e l'asta della lancia rivolta contro di me. Fate preparare». Aggiunse che acconsentiva alla tregua per i suoi uomini e che lasciava liberi di andare dove volessero coloro che l'avevano seguito. «Per me desidero tuttavia che si prendano quante più lance sia possibile e si conficchino le aste nel terreno. Sollevatemi quindi sopra le loro punte. Là voglio morire». Disse Re Einstein che avrebbe fatto come chiedeva, sebbene fra le due scegliesse la sorte peggiore. Le aste vennero conficcate mentre Eirekr recitava la strofa. «Ma il rampollo di un re, per quanto possa sapere, su più nobile letto morirà. Mattutino pasto dei corvi, già in alto gracchia con forza, la carne allora e il sangue dei fratelli divorerà. Il nero, ed è un triste compenso».
Si diresse quindi nel luogo in cui erano state conficcate le aste e, preso un anello dalla sua mano, lo gettò agli uomini del suo seguito, che ora avevano ottenuto la tregua, perché li inviassero ad Aslog, e recitò la strofa: «Portate fra i monti il messaggio. Andate, sono le razzie a oriente, conservi a lungo l'esile Aslog, questo mio anello. Ora con pena immensa saprà che sono morto, la mia seconda madre, e potrà dirlo ai suoi figli diletti». Quindi venne sollevato sulle punte di lancia. Vide però volare un corvo e recitò: «Gracchia il corvo sulla testa mia, e qui lo puoi vedere. Reclama il falco delle ferite agli occhi miei, e non ne ha motivo. Lo sai che, se il corvo dalla testa svelle le mie pupille, ripaga l'incitatore dell'albero marino, ingiustamente per il molto cibo». Mostrando grande valore, cessò quindi di vivere. I suoi messaggeri fecero allora ritorno in patria e non sostarono finché non giunsero nel luogo in cui Ragnar teneva la sua reggia. Questi era tuttavia assente per partecipare a un convegno di sovrani e anche i suoi figli non avevano ancora fatto ritorno dalla loro spedizione militare. Rimasero dunque 3 notti in quel luogo prima di far visita ad Aslog. Quando giunsero davanti al trono di Aslog, la salutarono con reverenza e vennero ricevuti. Aslog teneva un panno di lino sulle ginocchia e stava per pettinarsi. Aveva infatti i capelli sciolti. Chiese però chi fossero, poiché non li aveva mai visti prima. L'uomo che faceva da portavoce disse che appartenevano al seguito di Eirikr e Agnar. A quel punto Aslog recitò la strofa: «Dall'altra terra, quali mi portate? Nuove notizie, voi intimi del re? Sono penetrati nel regno gli svedesi o sono ancora fuori dai confini? Io so soltanto che partirono, più di questo non so, i danesi verso nord e che i guerrieri furono investiti da un rullo». Il portavoce replicò con la strofa: «A te annunciamo, bisogna farlo, che i tuoi congiunti sono morti. Infausta è per il tuo consorte la sorte dei figli di Thora. Parole fresche non abbiamo, che siano più recenti di queste. Ora l'ho appreso senza dubbio, che volò l'aquila sul corpo del morto». Aslog volle sapere come si fossero svolti i fatti. Il portavoce riferì la strofa riportata da Eirikr con la quale le inviava l'anello. Videro allora i messi scendere le lacrime sul volto. Parevano sangue, ma erano dure come chicchi di grandine. Nessuno aveva mai visto prima qualcosa di simile al modo in cui le sgorgavano le lacrime, né lo vedrà poi. Disse infine che lei non poteva vendicare il misfatto prima che giungesse Ragnar o i suoi figli. «Ma voi rimarrete qui fino a quel momento, e io non risparmierò gli incitamenti alla vendetta, proprio come se i caduti fossero figli miei». Arrivarono, e accadde che Ivar facesse ritorno prima di Ragnar. Non trascorse tuttavia molto tempo dal loro arrivo prima che Aslog si recasse a far visita ai figli. Sigurdr aveva allora 3 anni e camminava al fianco della madre. Quando la donna entrò nella sala dove i fratelli si trovavano a consiglio, le dettero però il benvenuto e si chiesero a vicenda se ci fossero nuove. Loro riferirono innanzitutto la morte di Rongvaldr, suo figlio, e della piega che avevano poi preso le cose. Ma questa notizia non la turbò in modo particolare. Difatti recitò: «Fecero sì i miei figli che io fissassi a lungo la via dei gabbiani. Ora voi siete a casa e da casa capaci di infilare la porta. Rongvaldr arrossò lo scudo suo rotondo di sangue umano, il più giovane dei miei figli, lui, nano del terrore, raggiunto a Odino». Poi aggiunse: «Certo, non l'avrei visto vivere per compiere imprese più valorose». Toccò poi a loro chiedere quali notizie avesse. La donna rispose: «La morte di Eirikr e di Agnar, fratelli vostri, ma anche figliastri miei,
a parer mio i guerrieri più valorosi mai vissuti. E sarebbe inaudito che voi tolleraste il fatto senza trarre una vendetta spietata. Di questo vi supplico. Sarò con voi con tutto il mio sostegno. E sia spropositata la vostra vendetta, senza misura. Parlò allora Ivar. Questo è certo, che non andrò mai in Svezia per combattere contro Re Einstein e quell'essere incantato che si trova laggiù. Lei insistette, ma Ivar parlò a nome di tutti e rifiutò recisamente di partire. Allora Aslog recitò la strofa. Non resterete voi, fratelli invendicati, fosse anche per 6 mesi, se fosse stati voi primi a morire. Non lo tengo nascosto, e fossero in vita rimasti Eirik e Ragnar, figli che non ho partorito. Non è certo, ribatté Ivar, se ti sarà d'aiuto recitare una strofa dietro l'altra, ma lo sai quell'ostacolo dovremo affrontare. Io non saprei dire, replicò la donna. Tu, però, puoi dirmi di quale difficoltà si tratta? Ivar spiegò che si trattava di una stregoneria talmente efficace che nessuno era in grado di portarne un paragone. Inoltre, il re unisce alla potenza la malvagità. Ma su cosa confida? Facendolo oggetto di riti magici. Su una vacca enorme, rispose Ivar, che viene chiamata Sibilia. E in lei risiede un potere così grande che appena gli uomini sentono il suo muggito, nessun nemico è in grado di opporre resistenza. Non si tratta dunque di combattere soltanto contro esseri umani. Piuttosto bisogna tener conto del fatto che, prima del re, bisogna affrontare quell'essere demoniaco. Per questo non desidero impegnare né me stesso né tantomeno la mia schiera. La cosa però può essere vista sotto un altro aspetto, replicò Aslog. Non puoi pretendere che ti si chiami uomo di valore senza far nulla per giustificarlo. Aveva perduto Aslog ogni speranza e si era decisa a congedarsi. Difatti le pareva proprio che le sue parole non fossero tenute in gran conto. Fu a quel punto che intervenne Sigurdr, serpe negli occhi. Ma non ho il potere di influenzare le loro decisioni. Voglio ascoltarti, disse la donna. Intanto Sigurdr pronunciò la strofa. Se questo, madre, ti angustia, in non più di 3 notti un lungo viaggio ci attende. Prepareremo una spedizione, mai più in Uppsala. Possa anche offrire tributi se le spade ci soccorrono. Einstein sarà re. Come ebbe recitato questa strofa, cominciò a mutare l'animo dei fratelli. Parlò quindi Aslog. Figlio mio, chiarisci meglio il modo in cui desideri compiere la mia volontà. Difatti, non riesco a vedere come potremo metterci in questa impresa senza ottenere l'aiuto dei tuoi fratelli. Soltanto così potrà verificarsi il partito migliore. Trarre vendetta. È giusto, mi pare, il tuo comportamento, figlio mio. Allora Bjorn recitò la strofa. Soccorreranno animo e cuore, dall'interno del costato. Quest'uomo nel petto ardito come uno sparviero, anche se poco di questo egli parla. Non c'è nei nostri occhi un serpe o un rettile balenante, ma mi allietano i miei fratelli. Non scordo i tuoi figliastri. A quel punto fu Witzerk a intervenire con una strofa. Riflettiamo prima di stabilire che trarremo vendetta. Faremo con diversi supplizi l'uccisore di Angnar gioire. Lanciamo lo scafo sull'onde. Rompiamo davanti alla prua il ghiaccio. Vediamo in che modo le navi al più presto equipaggiare. Witzerk diceva che sarebbe stato necessario rompere il ghiaccio, poiché sul mare se n'era formata una crosta spessa e anche le navi erano incrostate di brina al loro interno. Finalmente prese la parola Ivar e disse che, giunti a quel punto, non poteva più tirarsi indietro. E recitò la strofa. Coraggio certo non vi manca, e così nemmeno audacia. Ora però di questo c'è bisogno, che fermezza incrollabile s'aggiunga. Davanti agli uomini dovranno me, che sono privo d'ossa, trasportare,
Una mano fornì per la vendetta, sebbene nessuno possa adoperare. Or dunque la cosa migliore, continuò Ivar, è equipaggiare con la maggior cura possibile le navi, radunare una schiera, poiché non possiamo permetterci di trascurare nulla, se vogliamo ottenere la vittoria. Qui Aslog uscì. 11. La preparazione. Sigurður aveva un padre adottivo che gli permise di equipaggiare navi e di procacciarsi una schiera in modo tale che tutto fosse preparato a perfezione. Non trascorse molto tempo prima che la schiera, il cui equipaggiamento era demandato a Sigurður, fosse pronta. Erano trascorse soltanto 3 notti e aveva messo a disposizione 5 navi, tutte armate a dovere. Quando furono trascorse 5 notti, Fitzerk e Bjorn avevano allestite 14 navi, mentre Ivar ne schierava 10 e Aslog altre 10. Erano scadute 7 notti da quando avevano parlato fra loro e deciso la spedizione militare. Si incontrarono quindi tutti insieme e ciascuno informò gli altri sulle forze che avevano raccolto. Ivar, in quell'occasione, riferì di aver inviato una schiera di cavalieri via terra. «Se avessi saputo», intervenne Aslog, «che avrebbero potuto risultare utili truppe via terra, anch'io sarei stata in grado di inviarne un bel numero». «Non c'è bisogno», replicò Ivar, «di rinviare la partenza per questo fatto. Noi peraltro viaggeremo con gli uomini che abbiamo qui radunati insieme». Aslog espresse l'intenzione di partire con loro e aggiunse: «So benissimo con quanto accanimento vi siete adoperati per vendicare i vostri fratelli». «Comunque», reagì Ivar, «non salirai con noi sulle navi. Se acconsenti, è più opportuno che sia tu a guidare la schiera che avanzerà per terra». Aslog decise che avrebbe fatto così. In quell'occasione cambiò il suo nome e si fece chiamare Randallin. Ciascuno quindi si mise a capo dei suoi uomini, non prima però che Ivar avesse stabilito il luogo in cui avrebbero dovuto ricongiungersi. Partirono dunque entrambi senza inconvenienti e si ritrovarono nel luogo prefissato. Appena giunsero in Svezia, nel regno di Eystein, cominciarono a depredare, incendiando qualsiasi cosa in cui si imbattessero. Uccisero ogni uomo, giungendo i loro eccessi al punto da sterminare ogni creatura vivente. 12. Il resoconto della scorreria. Finalmente alcuni uomini si recarono da re Eystein e gli riferirono che nel suo regno era penetrata una schiera molto numerosa e con intenti ostili, a tal segno che non risparmiavano nulla. Devastavano tutto ovunque si dirigessero e nessun edificio era rimasto in piedi. Appena re Eystein avrebbe ascoltato queste notizie, arguì che gli invasori erano vichinghi. Fece perciò inviare messaggi in tutto il suo regno con la freccia e chiamò a raccolta tutti gli uomini che volessero prestargli soccorso e fossero in grado di portare lo scudo. «Avremo», diceva, «con noi la vacca Sibilia, la nostra divinità, e la lanceremo davanti alle schiere. Ho ragione di credere che le cose prenderanno la piega solita. I nemici non saranno in grado di resistere al suo muggito. Voglio incitare tutti i miei uomini a lottare col massimo valore. Ricacceremo così quell'esercito numeroso e ostile». Si fece dunque così, e Sibilia venne lanciata libera. Ivar la vide venire avanti e ascoltava i muggiti terrificanti che emetteva. Comandò allora ai suoi di rompere il silenzio, battendo le armi sul lumbone e lanciando grida di guerra, in modo tale da sovrastare il muggito di quel maleficio che correva loro incontro. Ordinò poi ai suoi portatori di condurlo quanto più potevano avanti. «Ora, quando la vacca ci assalirà, gettatevi contro di lei, e allora io perderò la mia vita o riuscirò a ucciderla. Prendete intanto un grosso tronco e da quello ricavate un arco e frecce». Gli venne quindi portato quell'arco robusto e le frecce smisurate che aveva fatto fare, e nessuno dubitò che queste armi non fossero per lui.
Aivar incitava ciascuno a combattere con massimo fervore. I loro uomini avanzavano con grande impeto e frastuono, mentre lo stesso Aivar veniva condotto davanti alle schiere. Tuttavia, quando Sibilla muggì, il clamore fu tale che giunse agli uomini come se essi fossero in silenzio e restassero immobili. Conseguenza ne fu che tutti gli uomini della schiera presero a combattere l'uno contro l'altro, tranne i fratelli. Mentre si verificava questo fatto inaudito, coloro che portavano Aivar lo videro tendere il suo arco. Quasi si trattasse di un ramo flessibile di olmo, anzi, parve loro che tendesse l'arco con tanta disinvoltura da farlo andare oltre la punta della freccia. Poi sentirono la corda vibrare così acutamente come mai era capitato in precedenza. Videro quindi due frecce volare rapidamente, come se fossero state scagliate dalla balestra più potente, e con tanta precisione che Sibilla venne raggiunta in entrambi gli occhi. Cadde la vacca con la testa in avanti e i suoi muggiti si levarono ancor più tremendi. Quando l'animale fu più vicino, Aivar comandò che lo si catapultasse contro la vacca. L'operazione riuscì facilmente ai suoi uomini, quasi si trattasse di un bambino, sebbene non si trovassero proprio vicini alla vacca, sul dorso della quale Aivar piombò. Ricadde dunque così pesantemente su Sibilla che parve franare su di lei una montagna. Andò in frantumi ogni osso della vacca, che perciò morì. Comandò allora ai suoi di tirarlo su con la massima sollecitudine. Quando l'ebbero sollevato, la sua voce risuonò con tanta intensità che a tutto l'esercito parve di averlo vicino mentre parlava, anche a coloro che erano più distanti. E così i suoi uomini ebbero l'attenzione più grande. Sortirono le sue parole l'effetto di sedare gli scontri sorti in precedenza, i quali non avevano prodotto danni, poiché gli uomini avevano combattuto fra loro soltanto per poco tempo. Quindi Aivar li esortò ad aggredire i nemici col massimo vigore. «L'avversario più temibile mi pare fuori gioco, ora che la vacca è morta!» Gli eserciti stavano schierati in ordine di battaglia, la quale finalmente cominciò. E lo scontro si accese con tanta furia che non ci fu nessuno fra gli svedesi che potesse dire di essersi trovato precedentemente in un analogo cimento. I fratelli, Vitserk e Bjorn, avanzavano con tanta foga che nessuna schiera riusciva a contrastarli. Cadde perciò gran parte del seguito di Re Eystein. Soltanto una minoranza era rimasta in piedi. Alcuni si erano dati alla fuga. Si risolse alla fine il combattimento con la morte di Re Eystein e con la vittoria dei fratelli, i quali concessero un armistizio ai sopravvissuti. Aivar manifestò dunque il proposito di non saccheggiare oltre quella terra, anche se ora non aveva più un sovrano. «Desidero piuttosto fare vela dove si possano affrontare avversari di rilievo». Randalin rientrò invece in patria con parte degli uomini. 13. La campagna dei fratelli di Aivar. Vitserk. Decisero allora concordemente di depredare l'Europa meridionale. Sigurdr, serpe negli occhi, figlio di Randalin, prese parte da allora a tutte le spedizioni militari dei fratelli. Nel corso di queste giunsero davanti a una grande città. La conquistarono senza trovare opposizione. Intanto avevano sentito parlare di un'altra città, grande e popolosa, oltre che ben munita. Aivar manifestò dunque il proposito di dirigersi alla sua volta. È noto inoltre come si chiamava quella città e chi ne era a capo. Il comandante si chiamava Vifil e l'abitato aveva da lui nome Vifilsborg. Avviarono dunque la loro azione militare, devastando tutte le città che trovavano sul loro cammino, finché non giunsero in vista di Vifilsborg. Il comandante non si trovava nella città e insieme a lui erano partiti molti armati. Costruirono allora i loro baraccamenti nella zona pianeggiante prospiciente la città. Restando inattivi quel giorno in cui erano giunti sotto la città col fine di instaurare trattative con gli abitanti della stessa,
ai quali offrivano la possibilità di consegnare la città e garantirsi in tal modo l'incolumità generale. Altrimenti avrebbero dovuto affrontare la loro forza superiore e il loro valore. Nessuno, allora, sarebbe stato risparmiato. Ma i cittadini risposero subito col dire che mai sarebbero riusciti a prendere la città se si aspettavano che fossero loro a consegnargliela. Sarete voi a essere messi alla prova e dovrete mostrarci quanto siete coraggiosi e abili in battaglia. Trascorsa che fu la notte, diedero l'assalto il giorno seguente alla città, ma senza successo. L'assediarono in seguito per 15 giorni e tentarono ogni giorno di espugnarla con vari stratagemmi. Tuttavia, il momento della conquista si allontanava sempre di più nonostante la perseveranza degli assalitori. Già si pensava a ritirarsi. Quando gli assediati si resero conto dell'intenzione che avevano di togliere l'assedio, uscirono sugli spalti e spiegarono stoffe preziose lungo tutte le mura, insieme alle vesti migliori che si trovavano nella città, ed esibirono davanti agli assedianti oro e gioielli, i più preziosi che si trovassero nella città. Poi uno di loro prese la parola e disse: «Pensavamo di avere a che fare con i figli di Ragnar e che la loro schiera fosse composta di uomini valorosi. Ora però possiamo dire che a loro non è andata meglio che a noi altri!» A quel punto gli assediati lanciarono grida di guerra, batterono le loro armi contro lo scudo, incitandosi gli uni con gli altri con gran foga. A questo spettacolo Ivar si angustiò a tal segno da cadere ammalato, né riusciva a muovere un muscolo. Se non si fosse ripreso subito, ci si aspettava che morisse. Ivar restò in deliquio l'intero giorno fino a sera e non era in grado di articolare parola. Riuscì infine a ordinare agli uomini che gli stavano attorno di comunicare a Bjorn, Witzer e Sigurður che desiderava incontrarsi con loro e con i più assennati dei loro uomini. Una volta radunati nello stesso luogo i principali capitani delle loro schiere, chiese Ivar se avessero escogitato qualche piano che avesse maggiori possibilità di vittoria di quelli che erano stati formulati in precedenza. Tutti però risposero che non erano stati sufficientemente abili da individuare un qualche stratagemma che assicurasse la vittoria. «E ora, come molte altre volte, i tuoi consigli risulteranno davvero utili». Allora intervenne Ivar. «M'è venuto in mente un piano che non abbiamo ancora tentato. Non lontano da qui si trova una foresta. Ora, nel corso della notte, dovremmo uscire dalle nostre tende e nascostamente recarci nella foresta. Il nostro accampamento resterà però così com'è alle nostre spalle. Quindi, mentre saremo nella selva, ogni uomo raccoglierà una fascia di legna. Infine, correremo da ogni lato verso la città, appiccando il fuoco alla legna. Il fuoco si svilupperà allora con violenza e le mura della città vedranno la malta sciogliersi per il calore. E qui utilizzeremo le catapulte e si vedrà quanto la città potrà resistere». Si fece in questo modo. Gli uomini andarono nella foresta, dove rimasero il tempo che Ivar ritenne opportuno. Poi, una volta eseguito il loro compito, accorsero verso la città e quando appiccarono il fuoco alla legna, le fiamme divamparono con tale intensità che le mura non furono più in grado di restare salde, perdendo via via il loro cemento. Poi, una volta portate le catapulte nei pressi della città, le mura vennero rotte in più punti. Allora si accese la mischia. Poiché le forze impiegate nella battaglia si equivalevano, la schiera degli abitanti cedette, dandosi alla fuga. La battaglia si concluse in questo modo: che Ivar e i suoi uccisero ogni uomo presente nella città, razziarono ogni ricchezza e la incendiarono prima di andarsene. 14. I figli di Ragnar. Tennero dunque la rotta finché non giunsero nella città di Luni. Avevano già devastato ogni città e castello in tutto il meridione ed erano perciò divenuti famosi in tutto il mondo a tal punto che non c'era bambino che non ne conoscesse il nome. Pensarono dunque di non desistere dalla loro impresa prima di raggiungere Roma, poiché era stato detto loro di questa città che era grande,
popolosa, illustre e ricca. Tuttavia, non avevano la minima idea di quanto fosse lontana, mentre avevano una schiera numerosa al seguito ed erano a corto di vettovaglie. Indugiavano perciò a luni per progettare la spedizione. Giunse in quei frangenti un uomo vecchio e mite. Chiesero chi fosse e l'uomo rispose di essere un mendicante che non aveva fatto altro che percorrere per tutta la vita quella terra. «Tu devi sapere molte cose che noi vorremmo conoscere». Il vecchio rispose: «Non so bene di quale luogo volete sapere. Potrebbe anche darsi che non abbia nulla da dirvi in proposito». «Desideriamo che tu ci dica quanto dista da qui Roma». «Questo», rispose, «tenete a mente. Vedete ai miei piedi un paio di scarpe di ferro. Vedete che sono vecchie e l'altro paio che porto sulle spalle sono consumate. Ora, quando mi metto in cammino, annodo ai miei piedi quelle consumate che ora porto sulle spalle. L'un paio e l'altro erano nuove quando sono partito dal luogo di cui chiedete e ho camminato senza fermarmi». Come ebbe il vecchio dette queste cose, parve loro di non essere in grado di intraprendere il viaggio che avevano progettato alla volta di Roma. Si diressero dunque altrove con i loro uomini, conquistando numerose città mai espugnate prima d'allora, e ancora, al giorno d'oggi, ne portano i segni. 15. Occorre ora riprendere il racconto di Ragnar, il quale era rimasto nel suo regno, né sapeva dove si trovassero i suoi figli. E anche sua moglie Randalin l'ignorava. Sentiva però dire da tutti i suoi uomini che nessuno stava al pari dei suoi figli e si convinse che nessuno ormai avesse acquistato fama superiore alla loro. Si mise quindi a pensare come anche lui potesse acquistarsi una fama che non fosse da meno. Prese dunque la risoluzione di far venire alcuni maestri d'ascia perché riducessero due enormi tronchi in scafi ben capienti. Si trattava, insomma, di due navi da trasporto così imponenti che mai ne erano state costruite di simili nelle regioni settentrionali. Intanto faceva preparare armi in tutto il suo regno. Da queste novità si dedusse che Ragnar intendeva intraprendere una spedizione fuori dai confini del suo regno e i fatti si diffusero ampiamente nei paesi limitrofi. Temettero dunque gli uomini e i re stranieri di venir cacciati dalle loro terre e spodestati. Per questo ciascuno di loro dislocò vedette nella sua terra, nel caso in cui Ragnar si affacciasse. Una volta Randalin chiese a Ragnar quale spedizione intendesse intraprendere. Le rispose che era sua intenzione dirigersi verso l'Inghilterra, senza altra flotta se non due navi da carico e quegli uomini che in quelle potevano essere trasportati. Parlò a quel punto Randalin. «Mi pare che tu prenda alla leggera la spedizione che mediti. Mi sembrerebbe più opportuno un numero maggiore di navi e di dimensioni minori». «Non è degno di fama», rispose Ragnar, «conquistare una terra con molte navi. Di contro, mai si è verificato che due navi abbiano conquistato un paese come l'Inghilterra. E se non conseguissi la vittoria, ebbene, è meglio che io abbia poche navi». «Mi pare», rispose Randalin, «che non ci sia spesa minore nell'apportare navi come queste, piuttosto che molte navi corsare per questa impresa. Sai, inoltre, che non è facile approdare in Inghilterra. Se poi accadesse che le tue navi facciano naufragio, ammesso che gli equipaggi riescano a guadagnare la terraferma, essi non saranno in grado di opporre resistenza, sopraggiungere di truppe locali. È meglio avere navi corsare alla fonda, non navi da trasporto». Allora Ragnar recitò la strofa: «Nessuno risparmi l'ombra del Renault, se vuole combattenti valorosi. Meno s'addice a un principe avveduto, gran quantità d'armille che guerrieri. Non giovano alle porte della città armille come fuoco rubescenti. Capitani, moltissimi conosco, viventi le ricchezze, loro morti.
fece quindi equipaggiare la sua nave e radunare i suoi uomini finché le due imbarcazioni non furono stracolme. I suoi progetti erano tuttavia oggetto di pareri contrastanti. Recitò allora Ragnar la strofa: «È questo che ci spezza anelli, rumoreggiare ascolta dagli scogli». Cioè che chi loro della mano infrange, indietro lascerebbe il drago marino alberato. Su questo un piano non di meno, Bill del Pruno, se vogliono gli dèi, il nemico dell'oro dell'avambraccio, che non ha paura e escogiterà. Quando le navi furono pronte, e così la schiera che doveva accompagnarlo, e quando il tempo gli parve volto al meglio, Ragnar avvertì che era giunto il momento di dirigersi alle imbarcazioni. Appena fu pronto, Randalin l'accompagnò alle navi, e prima della separazione lei volle contraccambiare quella veste che aveva ricevuto in dono. Ragnar chiese in quale modo. Randalin recitò allora la strofa: «A te ho donato con tutto il cuore un'ampia veste che in nessun posto presenta cuciture, intessuta con crine argentato. Non sanguinerà la ferita, né spada ti trapasserà se indossi la veste magica. Agli dèi venne consacrata». Ragnar disse che avrebbe seguito quel consiglio. Però quando si lasciarono fu evidente che quella separazione le era costato molto. Ragnar aveva fatto rotta con le sue navi verso l'Inghilterra secondo i piani, ma fu colto da un violento fortunale ed entrambe le navi da trasporto naufragarono sulle coste inglesi. Tuttavia, le sue truppe al completo riuscirono a sbarcare con armi e bagagli. Ragnar avanzò conquistando, ovunque ne incontrasse sul suo cammino, villaggi, città e castelli. Sull'Inghilterra regnava allora un re di nome Ella. Informato del fatto che Ragnar si avvicinava alla sua terra, inviò in avanscoperta i suoi uomini perché gli riferissero tempestivamente quando fossero sbarcati i nemici. Furono appunto quegli uomini che si recarono da re Ella per riferirgli le scorrerie in corso. Ella fece allora inviare messi in tutto il suo regno e comandò che accorresse da lui ciascuno che fosse in grado di portare lo scudo, cavalcare e affrontare un combattimento. Raccolse così una tale moltitudine d'armati da risultare straordinaria. Si prepararono dunque alla battaglia sotto il comando di re Ella, il quale così si rivolse ai suoi uomini: «Se riusciremo vittoriosi in questa battaglia e vi accorgete di trovarvi di fronte Ragnar, non rivolgetegli contro le armi. Ha figli tali che mai ci lasceranno in pace se lui muore». Ragnar, nel frattempo, s'era preparato alla battaglia e aveva indossato la veste datagli da Randalin. Al momento dell'addio, sopra la corazza, mentre impugnava la lancia con la quale aveva vinto il serpe, quello che circondava la sala di Thora e che nessuno aveva osato affrontare, non aveva altre armi, se non l'elmo. Appena le due schiere entrarono in contatto, divampò la battaglia, con Ragnar che aveva un esercito di gran lunga inferiore, cosicché lo scontro non durò a lungo prima che la schiera di Ragnar soccombesse. Dove tuttavia avanzava Ragnar non trovava resistenza. In quella giornata attraversò le schiere e dove feriva oppure colpiva scudi, corazze o elmi, erano i suoi fendenti assestati con tanto vigore che niente era in grado di resistere. Lui, però, non era fatto segno né a colpi né a fendenti e nessun'arma l'aveva ferito, né Ragnar aveva riportato alcuna ferita. Di contro, aveva ucciso molti uomini di re Ella. Lo scontro si concluse tuttavia con la morte dell'intera schiera di Ragnar, il quale venne immobilizzato fra gli scudi degli avversari e catturato. Poiché quando gli venne chiesto chi fosse, rimase taciturno senza rispondere, così parlò re Ella: «Costui verrà sottoposto a una prova ben più cruda se si ostina a non volerci dire chi egli sia. Gettatelo in una fossa di serpenti e lasciatevelo a lungo. Se però dicesse qualcosa di cui si possa dedurre che si tratti di Ragnar, tiratelo fuori al più presto». Lo si condusse quindi in quel luogo
dove venne lasciato a lungo senza che però i serpenti lo mordessero. Allora gli uomini considerarono: quest'uomo è davvero potente. Durante la giornata nessun'arma l'ha scalfito e ora nemmeno i serpenti riescono a recargli danno. Re Ella ordinò dunque di togliergli la veste che indossava al di sopra. Quando l'ordine fu eseguito, i serpenti lo assalirono da ogni parte. A quel punto parlò Ragnar. Strepiterebbero i porcellini se sapessero che quel verro patisce. E, sebbene avesse parlato in questo modo, non furono in grado di stabilire se l'uomo fosse Ragnar o un altro sovrano. Allora egli recitò la strofa. 51 battaglie ho dunque sostenuto. Purché mi portassero fama e a molti io recai danno. Mai avrei immaginato serpenti alla fine della mia vita. Accade molto spesso che quel meno ci si aspetta. E proseguì. Strepiterebbero i porcellini, celando nella terra il grugno, se conoscessero la sorte del verro. S'avvia a straziarmi la serpe, strisciando repentini. Mi hanno morso i serpenti, sarò all'istante cadavere. Fra i rettili morirò. Quindi rese lo spirito e il suo corpo venne rimosso. Re Ella, comunque, sospettava che il morto fosse proprio Ragnar e perciò si mise a pensare al modo in cui dovesse premunirsi o comunque comportarsi per mantenere il regno o ancora indovinare come i figli di Ragnar avrebbero preso la cosa quando ne fossero venuti a conoscenza. Prese quindi la decisione di far preparare una nave e di equipaggiarla con a capo un uomo saggio e coraggioso, insieme al numero necessario di uomini perché l'imbarcazione fosse ben armata. E ordinò che andasse da Ivar e dai suoi fratelli per riferirgli la morte del padre loro. Tuttavia, questa missione pareva a moltissimi inopportuna e assai pochi erano disposti a partire. Allora il re parlò. Dovete soltanto osservare come ciascuno dei fratelli reagirà di fronte a questa notizia. Intraprendete dunque il vostro viaggio appena avrete condizioni meteorologiche propizie. Aveva fatto preparare così accuratamente la loro missione che non ebbero bisogno di alcunché. Infine partirono e il loro viaggio non ebbe inconvenienti. Nel frattempo, i figli di Ragnar erano stati impegnati militarmente nell'Europa meridionale. Poi avevano fatto vela verso la Scandinavia, intendendo tornare nel loro regno, sul quale appunto regnava Ragnar. Non erano tuttavia a conoscenza di quale esito avrebbe avuto la sua spedizione in Inghilterra, ed erano straordinariamente curiosi di sapere come fosse andata a finire. I fratelli erano avanzati da meridione via terra. E ovunque era venuto a conoscenza del loro avvicinarsi, erano stati gli abitanti stessi ad atterrare le loro città, dopo aver messo al sicuro le loro ricchezze, per poi darsi alla fuga. Cosicché la schiera dei fratelli non riusciva a trovare vettovaglie. Un mattino, Bjorn, fianchi d'acciaio, si svegliò e recitò la strofa: «Qua vola ogni mattino svelto sulla città». E annuncia che, pur sano di fame, il falco della brughiera morirà. A sud dell'Arenile volge e scorge dove noi facciamo con colpi d'ascia versare sangue. Là scorre la rugiada del morto. E aggiunse: questo accadeva prima che noi partissimo. Io cominciai i giochi di Freyr verso l'impero romano, laddove ci cimentammo in duelli contro guerrieri. Là feci sulle barbe grigie. Gridava sugli uccisi l'aquila, nella sanguinosa strage, la mia spada calare. 16. Intanto le cose erano andate così, che i figli di Ragnar erano giunti in Danimarca, prima dei messi di Re Ella, ed erano rimasti inattivi insieme ai loro uomini.
La schiera dei messaggeri giunse infatti in una città dove i figli di Ragnar venivano festeggiati con un banchetto in loro nome. Entrarono quindi nella sala dove stavano bevendo, facendosi avanti fino al trono dove era adagiato Ivar. Sigurdr, serpe negli occhi, e Vitserk, lo svelto, sedevano davanti a una scacchiera, mentre Bjorn, fianchi d'acciaio, affilava una punta di lancia contro la parete lastricata della sala. Quando i messaggeri di Re Ella furono al cospetto di Ivar, lo salutarono con reverenza. Ivar accettò i loro saluti e domandò chi fossero e cosa avessero da comunicare. Il capo dell'ambasceria disse che erano inglesi inviati da Re Ella perché riferissero della morte di Ragnar, padre loro. Vitserk e Sigurdr lasciarono di colpo cadere in terra la scacchiera, poiché la loro attenzione si era tutta rivolta a quelle notizie. Bjorn si alzò in piedi sul lastricato e si appoggiò alla lancia, ma Ivar volle sapere con precisione in quale modo avesse perso la vita il padre. I messaggeri riferirono per filo e per segno come si erano svolti i fatti da quando Ragnar era sbarcato in Inghilterra fino appunto alle circostanze della sua morte. Appena la narrazione giunse alle parole di Ragnar, strepiteranno i porcellini. Bjorn strinse la lancia con tanta forza che lasciò l'impronta delle sue mani sull'asta, e quando i messaggeri ebbero terminato il racconto, lo stesso Bjorn scosse con tanta violenza la lancia da farla andare in due pezzi. Vitserk afferrò invece una delle pedine che aveva fatto cadere in terra e la strinse a tal punto da farsi sgorgare il sangue sotto le unghie. Sigurdr, serpe negli occhi, aveva un coltello in mano e si tagliava le unghie mentre ascoltava i fatti. Ne fu così colpito da non accorgersi che il coltello gli penetrava nella carne fino all'osso. Non fece nemmeno una piega. Ivar continuava a chiedere ogni particolare, ma il suo volto ora acquistava, ora perdeva colore. Ora si illividiva e l'ira lo gonfiava a tal segno che la pelle appariva tesa fino allo spasimo, per via del furore che gli albergava nel cuore. Prese quindi la parola a Vitserk e disse che si poteva già cominciare la vendetta uccidendo i messi di Re Ella. «Non è davvero il caso», disse Ivar. «I messaggeri devono andare in pace ovunque vogliano. Se poi abbiano necessità di qualcosa che faccia loro difetto, non avranno che da dirmelo e io glielo procurerò». Terminata che ebbero la loro ambasceria, uscirono dalla sala alla volta della nave. E appena il vento fu favorevole, salparono verso il mare aperto e la loro traversata avvenne senza inconvenienti finché giunsero da Ella, al quale riferirono come ciascuno dei fratelli avesse reagito al loro racconto. Come ebbe Re Ella ascoltato il resoconto, commentò: «In base a quello che mi avete detto di lui, bisogna temere Ivar e nessun altro. L'animo degli altri volgerà al bene nei nostri confronti e saremo in grado di difendere da loro il nostro regno». Fece allora dislocare vedette in tutto il suo regno affinché un esercito non potesse sbarcare all'improvviso. Intanto, non appena i messi di Re Ella se ne furono andati, i fratelli tennero un consiglio circa il modo di vendicare Ragnar, il loro padre. In quell'occasione parlò Ivar: «Non intendo immischiarmi in questa faccenda, né allestirò una schiera. Ragnar, infatti, si è comportato in maniera per me non esente da colpe. Condusse male tutta la faccenda, sin dal principio. Non aveva questione con il Re Ella ed è ripetutamente accaduto che precipiti nel disonore chi desidera impiegare la propria forza ingiustamente. Per parte mia intendo accettare un compenso in denaro per la morte di mio padre, se Re Ella vorrà accordarmelo». A questo proposito i fratelli andarono in collera e dissero che mai avrebbero tollerato una vergogna simile, anche se egli voleva così.
Molti diranno che noi facciamo l'opposto di quanto ci conviene se non vendichiamo nostro padre. Eppure abbiamo percorso in lungo e in largo il mondo, impiegati in spedizioni militari e abbiamo ucciso molti uomini innocenti. Non accadrà dunque questo. Piuttosto armeremo ogni nave presente in Danimarca che sia in grado di sostenere la traversata e raccoglieremo armati in maniera così capillare da mobilitare ogni uomo capace di portare lo scudo contro Re Ella. Ivar, tuttavia, dichiarò che le navi sotto il suo comando non si sarebbero mosse, tranne sola la nave che mi porta. Appena si seppe che Ivar non sosteneva un ruolo attivo nella spedizione, i fratelli raccolsero una schiera di gran lunga minore e tuttavia non rinunciarono a partire. Appena arrivarono in Inghilterra, Re Ella venne avvertito e fece immediatamente suonare la sua tromba per chiamare a raccolta tutti coloro che volessero seguirlo. Re Ella radunò quindi una schiera innumerevole con la quale mosse contro i fratelli. Quando giunsero in contatto, Ivar non prese parte alla battaglia, che si concluse con la fuga dei figli di Ragnar e con la vittoria di Re Ella. Ora, mentre costui era impegnato a incalzare i fuggitivi, Ivar manifestò il proposito di non tornare nella sua terra, aggiungendo: «Voglio sperimentare se Re Ella mi renderà o meno onore. Mi pare cosa migliore reclamare da lui un compenso, piuttosto che subire avvenimenti così sventurati come sono quelli di cui ora facciamo la prova». Witzerk dichiarò che non intendeva aver niente a che fare con lui in questa faccenda, ma Ivar poteva trattare la cosa per quella parte che a lui spettava, come gli pareva opportuno. «Noi però non accetteremo un soldo per la morte di nostro padre». Ivar disse allora che era giunto il momento di separarsi e ordinò che si occupassero loro del regno che in precedenza tutti concordemente governavano. «Mi invierete, tuttavia, quelle ricchezze che io vi chiedessi». Dopo che ebbe parlato in questo modo, augurò loro un buon viaggio, mentre per parte sua si dirigeva incontro a Re Ella. Giunto che fu al suo cospetto, salutò onorevolmente il re e argomentò come segue: «Sono venuto a trovarvi e vorrei riconciliarmi con te. Mi attendo anche da parte tua l'onore che vorrai accordarmi, poiché io constato di non avere niente contro di te. Mi sembra cosa migliore ottenere da voi quell'onore che tu vorrai farmi, piuttosto che perdere la vita di molti dei miei, o di me stesso, a causa vostra». Rispose allora Re Ella: «Alcuni ritengono che non sia prudente fidarsi di te, e che tu parli giustamente, ma mediti l'inganno. Torniamo quindi sul chi vive nei confronti tuoi e dei tuoi fratelli. Non ti chiederò molto, se vorrai accordarmelo. Di contro, ti giuro che mai ti sarò ostile». Allora il re chiese quale compenso esigesse. «Voglio», disse Ivar, «tanta di quella terra quanta ne possa contenere una pelle di bue. All'esterno, tuttavia, dovrà esserci anche spazio sufficiente per le fondamenta di mura di cinta. Non chiederò di più. Però, se non vuoi darmi questo, concluderò che tu non vuoi trattarmi con onore». «Non vedo», disse il re, «come questo possa esserci di danno. Avrai un po' della mia terra. Accetto senz'altro, se giurerai di non combattere contro di me. Non temo i tuoi fratelli, se posso fidarmi di te». 17. Convenirono dunque che Ivar giurasse solennemente a Re Ella di non impugnare la lancia contro di lui e di non progettare alcuna macchinazione ai suoi danni. Solo allora sarebbe diventato padrone di una parte dell'Inghilterra. Quanta ne avrebbe potuta contenere la pelle distesa di un bue? La più grande che fosse stato in grado di trovare. Ivar si procurò quindi la pelle di un bue, la fece ammorbidire e distendere per 3 volte.
quindi la fece tagliare per lungo in una sola striscia sottilissima, dopo aver fatto separare i crini dal mantello dalla cute. Quando questa operazione fu conclusa, la striscia di cuoio era così lunga che non ci si sarebbe aspettato. Nessuno infatti avrebbe mai supposto che potesse diventare così lunga. Poi Ivar la fece distendere in una zona pianeggiante. La terra così delimitata si mostrò comprendere lo spazio necessario per edificare una città. All'esterno fece scavare le fondamenta per una cinta muraria imponente. Fece quindi venire molti operai e costruire molte case sulla pianura, dove favorì l'edificazione di una grande città, che ora è chiamata Londra. Oggi è la città più importante e conosciuta delle contrade settentrionali. Quando ebbe fatto costruire la città, Ivar prese a donare le sue ricchezze, poiché era tanto generoso da distribuire a due mani. Per di più, appariva così saggio che tutti lo ricercavano per consultarlo sulle decisioni da prendere e in situazioni difficili. Era poi capace di escogitare i suoi consigli in modo che a tutti sembravano i migliori. Era diventato, infine, così ben voluto che non c'era chi non fosse dalla sua parte. Lo stesso re Ella riceveva da Ivar un sostegno notevole per il governo del paese. Anzi, il re gli demandava la formulazione di numerose risoluzioni e ordini, anche in sua assenza. Appena Ivar ritenne che in Inghilterra tutto apparisse tranquillo, inviò alcuni messaggeri dai suoi fratelli con la richiesta di inviargli oro e argento, in accordo con i suoi ordini precedenti. Giunti costoro dai fratelli, riferirono la loro ambasceria e quali decisioni avesse fino ad allora preso Ivar, anche se non si riusciva proprio a capire dove egli intendesse andare a parare. Ne dedussero i fratelli che la sua disposizione d'animo non dovrebbe essere la solita. Gli mandarono dunque ricchezze nella misura richiesta. Quando i messi furono nuovamente da Ivar, costui distribuì l'intera sostanza ai notabili del regno, attirando a sé il seguito di Re Ella. E tutti promisero di tenersi in disparte se egli avesse intrapreso un'azione militare. Ora Ivar, procuratosi in questo modo una schiera, mandò alcuni messi dai suoi fratelli con l'ordine di levare da tutte le terre che erano loro soggette un esercito e che impiegassero ogni uomo a disposizione. Udito che ebbero quest'ordine, i fratelli capirono subito che c'era una buona possibilità di riuscire vittoriosi. Radunarono quindi una schiera dalla Danimarca intera e dalle terre dei Gauti, da tutto il regno, insomma, che era da loro governato, mettendo insieme un esercito invincibile. Nessuno era rimasto in patria. Diressero allora le navi verso l'Inghilterra, navigando giorno e notte per far sì che la notizia del loro viaggio arrivasse il più tardi possibile. Ma infine, Re Ella venne informato della spedizione e chiamò a raccolta una schiera. Accorsero però in pochi, avendogli Ivar sottratto gran parte del seguito. In quelle circostanze Ivar andò incontro al re Ella, dicendo di voler comunque mantenere le sue promesse. «Non ho però nessuna influenza sui miei fratelli. Ho deciso in ogni caso di recarmi da loro per vedere se vogliono trattenere il loro esercito e non aggiungere danno a quello che hanno già compiuto». Andò quindi Ivar dai fratelli e li incitò ripetutamente ad avanzare con la massima sollecitudine, che facessero sì di attaccare battaglia al più presto possibile. Infatti, il re ha un seguito assai scarso. I fratelli risposero di non aver bisogno di incitazioni, poiché la loro disposizione d'animo non era mutata col tempo. Di ritorno, Ivar si incontrò con il re Ella, ed egli riferì che i suoi fratelli, all'ascolto delle sue parole, erano diventati di gran lunga più accesi e furiosi. Poi, quando volli proporre la pace fra voi, si misero a urlare. Non mi resta dunque che mantenere il mio giuramento.
non combatterò contro di te. Me ne starò in disparte coi miei uomini. Qualsiasi piega prenda la battaglia fra voi. Alla vista dell'esercito dei fratelli, Re Ella e i suoi rimasero attoniti e si sbandarono. Allora parlò Ivar. «È il momento, Re Ella, di schierare i tuoi uomini. Suppongo che ti attaccheranno con violenza e subito». Difatti, giunti a contatto i due schieramenti, divampò la battaglia, con i figli di Ragnar che avanzavano impetuosamente contro le truppe di Re Ella. Erano esaltati a tal segno che pensavano soltanto a compiere gesta memorabili. Duraturo, violento fu il combattimento e si concluse con la rotta di Ella e dei suoi. Re Ella, anzi, venne catturato. Ivar si trovava nelle vicinanze e disse che bisognava togliergli la vita. Ora, diceva, è il momento di ricordare quale morte abbia egli riservato a nostro padre. Ora, chi sia più abile a maneggiare il coltello, l'aquila inciderà sulla tua schiena, penetrando con la lama quanto più possa nelle viscere, e quell'aquila si arrosserà col suo sangue. L'uomo destinato a questa operazione eseguì l'ordine di Ivar. Feroce fu la dissezione del busto di Re Ella, prima che la resecazione del costato avesse fine. Perse così la vita e loro ritennero di aver finalmente vendicato il loro padre, Ragnar. Ivar espresse quindi il desiderio di cedere ai fratelli il regno che prima possedevano insieme. Lui, invece, disse, avrebbe regnato sull'Inghilterra. 18. I figli di Ragnar si separano. Compiuti che furono questi avvenimenti, Vitserk e Bjorn fecero ritorno nel loro regno, come anche Sigurður. Ivar rimase e regnò sull'Inghilterra. In seguito, ciascuno dei fratelli, coi propri uomini, si mise a depredare paesi diversi. La loro madre era ormai in là con gli anni. Suo figlio Vitserk si era una volta messo in una spedizione sulle coste del Baltico, ma si trovò contro una forza talmente soverchiante che non fu in grado di opporre resistenza e venne perciò catturato. Egli stesso scelse di morire nel giorno in cui si doveva accendere il rogo per il sacrificio umano. Su quel rogo sarebbe arso, e così, infatti, perse la sua vita. Nell'apprendere questa notizia, Randalin recitò la strofa. Un figlio che io ebbi colse sulle coste del Baltico la morte. Vitserk era chiamato. Incline mai a fuggire. Venne arso sulle teste dei morti caduti sul campo. Scelse il principe questa morte, fiero nella sua forza, e poi perì. E quindi continuò. Di teste fecero fracassate innumerevoli in un letto sotto il principe, sicché al perituro albero delle genti il fuoco levasse un canto. Quale giaciglio migliore potrebbe un tronco di battaglia possedere? Volle con gloria il diletto sovrano il nobile perire. Da Sigurður, serpe negli occhi, è invece nata una stirpe illustre. Sua figlia fu Raghildr, madre di Haroldo Bellachioma, che fu il primo a regnare da solo sulla Norvegia intera. Ivar, invece, regnò sull'Inghilterra ininterrottamente fino alla sua morte. Per la precisione, morì di malattia, ma quando cadde ammalato, manifestò il proposito di recarsi immediatamente dove era in corso una spedizione piratesca, esprimendo il desiderio di soccombere appena avesse messo piede in Inghilterra. Quando Ivar fu morto, si costruì, secondo i suoi ordini precedenti, un tumulo in quel luogo. Ora molti sostengono che quando Haraldr, figlio di Sigurður, venne in Inghilterra,
sbarcò nel luogo in cui era stato sepolto Ivar e in quell'occasione trovò la morte. Quando poi Guglielmo, il bastardo, occupò quel paese, si recò in quel luogo, violò il tumulo di Ivar e ne trovò il corpo incorrotto. Allora fece erigere una pira maestosa e vi fece ardere Ivar. Soltanto dopo combatté per conquistare l'Inghilterra, avendo successo. Di Bjorn fianchi d'acciaio i discendenti sono molti. Difatti, da lui ha avuto origine una progenie potente. Thordr, che dimorava in Hofdi, in Hofdansond, un capitano memorabile. Una volta che i figli di Ragnar furono tutti scomparsi, gli uomini del loro seguito si dispersero per vie diverse, prestando ad altri il loro servizio. Ma tutti coloro che avevano militato sotto i figli di Ragnar concordavano nel dichiarare che gli altri capitani perdevano nel confronto ogni loro valore. Difatti, sotto i figli di Ragnar avevano militato due uomini, i quali percorsero in lungo e in largo la terra per vedere di trovare qualche capitano che sembrasse loro non disonorevole servire. Viaggiavano tuttavia ciascuno per conto proprio. 19. Si era diffusa la notizia, al di fuori del regno, della malattia e morte di un re che aveva due figli e della loro intenzione di celebrare le esequie funebri. Invitarono perciò al banchetto tutti coloro che fossero venuti a conoscenza del fatto. Il banchetto funebre sarebbe avvenuto di lì a 3 anni. Naturalmente la notizia si diffuse ampiamente. Quando giunse all'estate in cui dovevano essere celebrate le onoranze funebri, all'ora prefissata arrivò una tale moltitudine di gente il cui numero nessuno era in grado di valutare. Si costruirono allora numerose sale, circondate da molte tende. Quando fu trascorsa la prima giornata, a sera un uomo entrò nella sala. Era così imponente da non avere eguali, e dal suo abbigliamento si indovinava che aveva militato sotto illustri capitani. Penetrò quindi nella sala e avanzò al cospetto dei fratelli, dove parlò per chiedere quale seggio gli avrebbero attribuito. Venne da loro salutato cortesemente e venne pregato di sedere sulla panca più alta. Occupava lo spazio di due uomini. Appena si fu seduto, gli venne portato da bere come agli altri, ma nessun corno potorio era tanto capiente che non riuscisse a vuotarlo di un fiato. E tutti constatarono che nessuno poteva stargli al pari. A quel punto giunse a quel banchetto un secondo uomo, ancor più prestante del primo. Tutti e due avevano cappucci ampi e ricadenti. Quando giunse davanti al trono dei giovani re, li salutò come si conviene e gli chiese che gli venisse assegnato un posto a sedere. Decisero che dovesse sedere accanto al primo venuto, sulla panca più alta. Quindi l'uomo si avviò verso il posto destinatogli. Presi insieme, i due occupavano lo spazio sufficiente per 5 uomini. Tuttavia il primo era bevitore e meno resistente del secondo, che tracannava con tanta rapidità da svuotare con disinvoltura un corno potorio dietro l'altro. E tuttavia non si notavano segni di ebbrezza. Peraltro si era mostrato rissoso nei confronti dei vicini e non aveva esitato a mandarli a gambe all'aria. Il primo venuto l'invitò a una disputa in versi. «Comincerò io per primo!» Stese le mani verso di lui e recitò la strofa. «Dimmi delle tue imprese! Questo volevo chiederti. Dove vedessi il corvo sul ramo fremere gonfio di sangue? O hai più spesso altro cercato, sedendo sul seggio più alto, che non offrire cadaveri sanguinanti sul campo agli uccelli della strage?» Parve all'altro, che sedeva nella parte esterna della panca, che fosse venuto il suo turno, nel certame poetico, e recitò la strofa di rimando. «Taci, di sedentario hai fama, tu che sei codardo. Mai hai compiuto quanto io portai invece a termine.
Tu non hai ingrassato con la spada e il lupo nel gioco delle armi. Tu non hai dato al grigio destriero. Che vai cianciando? Sangue da bere. Replicò il primo venuto. Del mare noi facemmo il destriero. La prua massiccia correre sulla schiuma. Sulla corazza polita intanto scendeva di fianco il sangue. La lupa digrignava le fauci e l'aquila quietava la fame sul collo degli uomini arrossati di sangue, procurandoci la farina compatta del sereno. Riprese allora chi gli stava accanto. Nessuno io vidi di voi, dove aperto trovammo l'approdo di Eilavag per il bianco destriero della via dei gabbiani. E cavalcando i barili della farina, davanti alla costa annodammo della collina il cappio possente del corvo davanti alla prora arrossata. Fu quindi la volta del primo a recitare. E noi seduti sul seggio più alto, non s'addice seguitare la disputa su chi più glorioso sia stato. Tu stavi in piedi dove porto l'onda, il cervo dei rostri nello stretto, mentre io sedevo dove la vela menava al porto la prua vermiglia. Il secondo venuto allora concluse. Bjorn abbiamo entrambi seguito, e talvolta Ragnar. In ogni scontro dei rostri ci dimostrammo guerrieri. Fui dove gli eroi combatterono, là nella terra dei Bulgari. Ricevetti una ferita al fianco. Vieni vicino, compagno. Si riconobbero alla fine. Continuarono a banchettare. 20. Ogmundr. C'era un uomo di nome Ogmundr, che veniva detto Ogmundr il Danese. Una volta si mise in mare con 5 navi e approdò in Munarvagr, nell'isola di Samsey. Si racconta dunque che i suoi cambusieri si recassero sull'isola per rifornirsi di vettovaglie, mentre altri uomini penetrarono nella foresta perché non avevano altro da fare. Là trovarono un uomo albero. Era alto 40 piedi e tutto coperto di muschio. Lo scrutarono in ogni minimo particolare, chiedendosi gli uni con gli altri da quale stregoneria uscisse fuori un simile essere sovrannaturale. Parlò allora l'uomo albero. Fu già da molto tempo che in schiera i figli di Hoechlin salparono, sul salato si inoltrarono sentieri dei salmoni. Fu allora che divenne di questo luogo il signore. Difatti mi posero gli uccisori con la spada a sud sulla battaglia i figli di Lodbrok. Là venni consacrato perché uccidessi uomini sull'isola di Samsey nella parte meridionale. Comandarono che restassi fin quando l'approdo durasse. In un uomo di spine e di muschio nutrito. Ora mi batte il pianto del cielo, né mi fa schermo la cute o una veste. Parve tutto questo mirabile agli uomini. Più tardi lo raccontarono agli altri. Re Gormr. Gormr succedette al padre. Sposò Thyra, chiamata a riscatto della Danimarca, figlia di Clac Haraldr, che regnava sullo Jutland. Quando Haraldr morì, fu Gormr a prendere sotto il suo dominio l'intero suo regno. Re Gormr si recò con tutto il suo esercito nello Jutland e annientò tutti i re della costa, fino a Schleswig, sottomettendo poi gran parte dello Finland. Sostenne molte battaglie contro i Sassoni e divenne in tal modo il più potente dei re. Ebbe due figli,
Il maggiore si chiamò Canuto, il cadetto Haraldr. Canuto fu il più piacente di tutti gli uomini che si fosse mai visto. Era molto amato dal re, sopra ogni altro, e anche da tutto il popolo. Veniva difatti chiamato diletto dei danesi. Haraldr aveva i tratti della stirpe materna, e la madre l'amò non meno di Canuto. Ivar Senz'ossa fu a lungo re in Inghilterra, e non ebbe figli. La sua natura, difatti, non mostrava né desiderio né amore. Non gli mancava tuttavia né saggezza né autorità. Morì di vecchiaia in Inghilterra, dove gli venne eretto un tumulo. Con la sua morte nessuno dei figli di Lothbrok sopravviveva. Dopo Ivar salì al trono in Inghilterra re Adalmunter. Era figlio del fratello di Sant'Edmondo e convertì tutta l'Inghilterra al cristianesimo. Rese tributaria alla Northumbria, poiché era pagana. Dopo di lui salì al trono il figlio dal nome Adalbricht. Fu un buon re e visse fino a tarda età. Negli ultimi anni del suo regno giunse in Inghilterra un esercito di danesi sotto la guida di Canuto e di Haraldr, i figli di re Gormr. Costoro ridussero sotto di sé gran parte di quel regno di Northumbria che era appartenuto in precedenza ad Ivar. Re Athelbrick uscì contro di loro e attaccarono una battaglia a nord di Klingfund, dove parecchi danesi trovarono la morte. In seguito, alcuni danesi giunsero nei pressi di Skardaborg, dove attaccarono battaglia e vinsero. Poi si recarono verso sud, alla volta di York, dove sottomisero tutti gli abitanti. Niente riusciva a incutergli timore. Un giorno molto caldo, gli uomini si erano recati sulla spiaggia e mentre i figli del re si trovavano sulla battaglia fra le navi, alcuni uomini balzarono giù dalla costa e li assalirono. In quei frangenti Canuto fu ferito a morte da una freccia. Gli uomini allora presero il suo corpo e si rifugiarono sulle navi. Quando gli indigeni vennero a conoscenza del fatto, si radunarono tutti insieme e, a causa di quell'assembramento, i danesi furono costretti a imbarcarsi e a far vela verso la Danimarca. Re Gormr regnava sullo Jutland quando venne a sapere queste nuove. Si piegò su se stesso e morì di crepacuore il giorno seguente, nell'ora stessa in cui aveva ricevuto la notizia. Dopo di lui, sulla Danimarca, regnò suo figlio, Haraldr. Fu il primo ad accogliere la fede e a imporre il battesimo ai suoi consanguinei. 4. La morte di Sigurður Cervo. Sigurður, serpe negli occhi, Bjorn, fianchi d'acciaio e Vitserk saccheggiarono in lungo e in largo la terra dei Franchi. Poi Bjorn fece ritorno nel suo regno. Dopo questo, l'imperatore Arnolfo combatté contro i fratelli e morirono a centinaia di migliaia fra danesi e normanni. In quel frangente cadde Sigurður serpe negli occhi. Un secondo re che morì in quelle circostanze fu Gundothr. Era figlio di Olafr, figlio di Vringr, figlio di Ingjaldr, figlio di Ingvi, figlio di Hingr, di cui si sa che fu re. Costui era figlio di Dagr e Thora, madre d'eroi. Ebbero infatti 9 figli, e da loro è uscita la stirpe dei Duglingar. Il fratello di Guldrother si chiamò Helgi, lo svelto. Aveva preso in battaglia l'insegna di Sigurður serpe negli occhi, la sua spada e il suo scudo. Egli tornò in Danimarca insieme ai suoi uomini, dove trovò Aslog, madre di Sigurður, e riferì la notizia. Allora Aslog recitò la strofa. Seggono coloro che cercano cibo sul campo di battaglia, sul collo degli eroi. Sventura è che abbia dimenticato il nome di Sigurður il Cervo. Possono quanti traggono vantaggio dal cadavere fare a meno di lui, precocemente, fece Odino, l'elfo della Valchiria, a perire. Poiché Ardi Canuto era ancora giovane, fu a lungo sotto la tutela di Aslog e di Helgi. Sigurður e Bleia ebbero una figlia, gemella di Ardi Canuto.
Aslog le dette il suo nome, la allevò e ne fu tutrice. Lei sposò Helgi, lo svelto. Sigurdr Cervo fu loro figlio. Era il più bello degli uomini, il più grande e forte che mai si fosse visto. Gormr, figlio di Canuto, e Sigurdr Cervo furono contemporanei. Quando Sigurdr compì 12 anni, uccise in duello un berserker di nome Hildibrandr e insieme a lui 12 uomini del suo seguito. Dopo questo avvenimento, Clac Haraldr gli dette in sposa sua figlia, che si chiamava Ingibjorg. Ebbero due figli, Wud Thormr e Ragnhildr. Sigurdr venne a sapere che il re Frodi, fratello di suo padre, era morto. Allora si diresse a nord, verso la Norvegia, e venne proclamato re in Hrjangariki, terra ereditaria di suo padre. Su di lui c'è una lunga storia, poiché egli compì numerose imprese. Della sua morte c'è questo da dire. Era uscito a cavallo in una zona disabitata per cacciare, come era solito, e gli si fece incontrare Haki Hada Berserker con 30 uomini armati di tutto punto, e l'assalì. Sigurdr cadde, ma uccise prima 12 uomini. Haki perse la mano sinistra e ricevette altre 3 ferite. In seguito, Re Haki mosse a cavallo verso Stein, nel Hrjangariki, dove si trovava la corte di Sigurdr. Rapì Ragnhildr, figlia di Sigurdr e suo figlio Gudthormr, e si impadronì inoltre di molte ricchezze. Fuggì quindi con il bottino nel Hadaland. Poco tempo dopo fece preparare un banchetto, esprimendo il desiderio di celebrare nel corso di quello le sue nozze. Ma dovette rimandarle poiché la sua ferita peggiorava. Ragnhildr aveva allora 15 anni e Gudthormr 14. Trascorse così l'autunno e anche l'inverno dopo il solstizio, con Haki che giaceva infermo. Il re della Heidmork, Haalfdan il Nero, si trovava a corte. Inviò allora Harekr, Grandr, insieme a 100 uomini, i quali, passando sopra il ghiaccio, raggiunsero Mjör, nell'Araland, nottetempo, per raggiungere sul fare del giorno gli alloggiamenti di re Haki. Qui occuparono tutte le porte della sala, approfittando delle sentinelle sprofondate nel sonno. Si introdussero quindi fino alla stanza dove dormiva Haki e presero Ragnhildr e Gudthormr suo fratello e tutte le ricchezze che vi si trovavano, portandole via con sé. Dettero poi fuoco alla corte, dove arsero tutte le sentinelle e si ritirarono con la massima rapidità. Re Haki si alzò, si vestì e li inseguì senza indugio. Quando giunse allo specchio d'acqua ghiacciata, rivolse verso il basso l'elsa della spada e si gettò sul serpente del sangue, procurandosi la morte. Venne tumulato sulla riva dello specchio d'acqua. Re Halfdan li vide venire sul ghiaccio in carri coperti da tende e arguì che la loro missione fosse andata secondo i suoi auspici. Fece allora inviare un messaggio in tutto il suo dominio, invitando tutti i maggiorenti della Heidmork. Quel giorno offrì un banchetto sontuoso, celebrando, in quell'occasione, le nozze con Ragnhildr. Rimasero quindi insieme per parecchi giorni. Figlio loro fu Haroldo Bellachioma, primo autocrate della Norvegia intera. Grazie a tutti dell'ascolto. Un ringraziamento speciale va a Zero Copyright Free Music. Iscrivetevi al suo canale. Zero è colui che mi fornisce sempre le musiche adatte per i miei video. E ringrazio inoltre tutte le persone che hanno fatto delle donazioni tramite i link in descrizione. Non di meno ringrazio anche tutti gli iscritti, ma anche tutte le persone che hanno dato una possibilità a questa lettura. Grazie ancora.